Atto 3. La morte della morte. Un giorno. Perseguitali come se fossi già morta. Non ci sarete più. I veloci non lo sono più. Tu sai perché. Per lungo tempo, anche se tu non sai valutare bene il tempo, i veloci sono stati in pericolo. Il pericolo eravate voi. Tutti voi. Voi eravate dappertutto. Volevate ciò che avevano i veloci. Il sale, il sangue, la carne. Loro lo sapevano ed erano veloci. Le loro bocche si muovevano veloci. Le loro gambe si muovevano veloci. Le loro braccia si muovevano veloci. Le cose dure e aguzze che tenevano in mano si muovevano veloci. Questo è finito adesso. I veloci sono silenziosi e lenti. Non è solo perché si sono sbiaditi. È perché voi vi siete sbiaditi, tutti voi. Per lungo tempo, anche se tu non sai valutare bene il tempo, non hai conosciuto la solitudine. Adesso la conosci. La solitudine è l'incapacità di cacciare, l'incapacità di essere tra i veloci. La senti in continuazione. Le tue gambe non funzionano bene, le tue mani non vanno dove vuoi. Stai seduta nello stesso posto tutto il giorno, tutta la notte. Prima non stavi mai seduta. Adesso camminare è difficile. Quando cammini ti cadono dei pezzi. Quando cadi hai difficoltà a rialzarti. Alcuni tu non ci riescono più. Vedi tu distesi dappertutto. Alcuni hanno un anello alla caviglia collegato a una catena rotta. Ricordo di un altro tempo, anche se non riesci a ricordare che tempo fosse. Anche tu hai una catena. Non ti piace. La guardi in continuazione. Un tempo era brillante, adesso le uniche parti che brillano sono le schegge di ruggine. In genere ti piacciono le cose che brillano. Hai cose che brillano su tutto il petto. Ti piacciono molto. A volte i veloci arrivano e ti mettono sul petto altre cose che brillano. Questo ti fa sentire bene. Quasi abbastanza bene da alzarti in piedi. Stai seduta su quella che un tempo si chiamava edicola. Ti ricordi l'ultima volta che ti sei alzata? È stato per raggiungere un tu che era caduto in un vicolo. Hai calpestato la testa dell'altro con un piede. La catena che hai alla caviglia ha fatto rumore. Hai perso molte dita dei piedi quel giorno. Non importa, dovevi farlo. Il caduto era lì da molto tempo. Di questo sei sicura, anche se non sai valutare bene il tempo. Questo è l'altro aspetto della solitudine. Prima voi eravate forti, il che voleva dire che eravate cattivi. Poi siete diventati più forti, il che voleva dire che potevate essere gentili. Condividevate un'ambizione, cambiavate il mondo, eravate una generazione, una grande generazione. Ma il vostro tempo sta finendo. Lo sapete perché siete rimasti in pochi. Prima eravate stelle nel cielo, adesso siete pianeti, sempre più distanti. Sapete che sta per arrivare il tempo in cui il voi diventerà un tu. Sta succedendo anche ai più piccoli, ai tu topi, ai tu ratti, ai tu polli. È la solitudine. Dall'edicola senti i veloci. Stanno arrivando. Oggi vengono da te come un tempo tu andavi da loro. A volte ti guardano negli occhi, a volte ti parlano. Quando ciò accade, senti che tutti voi brillate ancora come stelle nel cielo. Non è come assaggiare il sale, il sangue e la carne dei veloci, ma quasi. Un tempo capivi alcune parole dei veloci. La tua mente era debole, ma era unita a quella di altri. Insieme, le vostre menti erano agili e creative. Adesso non riesci neanche a decifrare il nome che i veloci ti hanno attribuito. Cap, cipa, cappe. Non capisci quello che dicono. Sai solo che ti fa piacere sentirlo. Ti fa piacere sentirlo e ti fanno piacere le cose brillanti che ti danno. Quando si ricordano di te, tu ti ricordi di te stessa. Hai la sensazione che le cose che hai fatto siano state importanti. I veloci sono sempre diversi, alcuni piccoli, altri grandi, alcuni tranquilli, altri rumorosi, alcuni vecchi, altri giovani. Tu preferisci i giovani. I giovani in qualche modo sostituiscono le parti che ti sono marcite. Lo senti, ti fa il solletico. Non lo capisci, ma provi gratitudine.
I veloci hanno una certa forma, un certo movimento. La tua vista è scarsa, ma adesso riesci a vederli a pochi isolati di distanza. Presto saranno qui. Faranno quello che fanno sempre, guarderanno in giro, raccoglieranno delle cose per portarsele via. Una delle cose che potrebbero raccogliere è uno di voi. Non sai perché lo facciano. Trovano i più vecchi, i vecchissimi, e li portano via. Non importa. Speri che ti parlino oggi. Speri che ti chiamino Cap, o Cipa, o Cappe. Per qualche istante, mentre i veloci stanno lì, non riesci a distinguerli da te, e questo ti farà apprezzare il fatto che fra poco tu non ci sarai più, che voi non ci sarete più. Nuove difficoltà. Cric, crack. La terra era piena di nuova musica. Greer Morgan, avendo trascorso esattamente metà della propria vita nel vecchio mondo e metà in quello nuovo, era ancora disorientata e scuoteva la testa rivolta ai bambini urlanti che non mostravano alcun rispetto per il cambiamento. Sparito era il torrente di notifiche elettroniche e il caos di musica, TV e video in streaming. Quando Greer si risvegliava dai sogni di Bulk, Missouri, era l'assenza del rumore bianco di Old Muddy a darle le vertigini. Ventilatori, impianti di raffreddamento dei computer, macchine che passavano su lontane autostrade, era stato un sussurro continuo. E adesso era finito. I rumori di fondo che i bambini oggi davano per scontati lasciavano Greer esterrefatta. Nemmeno quando cacciava con suo padre Conan aveva sentito la natura in maniera così vibrante. Il canto degli uccelli formava un tappeto di melodie distinte. Il ronzio degli insetti era una sinfonia suonata da milioni di minuscoli zampe e antenne. E gli alberi? Gli alberi erano una presenza gigantesca e incombente. I loro rami emettevano sommessi scricchiolii di curiosità infantile. Le foglie frusciavano esalando soddisfazione. I ramoscelli schioccavano dolcemente i rimproveri che gli esseri umani si meritavano. 15 anni dopo il 23 ottobre c'erano anche suoni nuovi, ma pochi esigevano un nome. Greer ricordava che a scuola le avevano spiegato come gli eschimesi avessero 50 parole diverse per indicare la neve. Bene, i sopravvissuti di Old Maddy, ovvero Fort York, avevano una mezza dozzina di parole per indicare i rumori degli edifici che crollavano. Un Woody era lo scricchiolio, simile a quello delle giunture che emettevano le strutture di legno, case, granai e padiglioni. Un Duster era lo sprofondare di una struttura di mattoni, che aveva una sua dolcezza, anche quando cadevano vari piani. Uno Screecher era un rumore fastidioso, strutture metalliche che cedevano alla ruggine con stridori da ossesso. Gli Screecher potevano interrompere di colpo una risata e farti rannicchiare dalla paura. Greer una volta aveva sentito cadere l'ottovolante di un parco giochi in Ohio ed era ancora ossessionata dagli spettri che c'erano a bordo. Fra gli altri suoni, i Kaboom, esplosioni di metano in tunnel sotterranei, e le Marimba, il tintinnare delle gocce che cadevano da un piano all'altro dei grattacieli sventrati. Era perfettamente logico per Greer che gli avessero dato delle etichette così infantili. Bisognava ripensare i rumori di un mondo morto se ci si voleva alzare dal letto tutte le mattine. Cric, crack. Al contrario di un crollo, questo rumore lo si poteva sentire ogni volta che si voleva. Bastava avventurarsi per 7 isolati a nord del perimetro di Fort York. Lungo una fila di circa 15 blocchi, in quella che un tempo era Queen Street, in quella che un tempo era Toronto, Ontario, Canada, lo si poteva sentire dall'interno di ex palazzi di uffici e di appartamenti, da vicoli bui, da parchi diventati foreste. Cric, crack, cric, crack, cric, crack. Poco dopo il suo arrivo a Old Maddy, l'anno 12, Greer si era slogata una caviglia.
un medico, un ex veterinario in realtà, che la curava all'ospedale del Forte, tentò di spiegarle l'origine di quel rumore. Tutto suggeriva che uno zombie a temperatura ambiente poteva sopravvivere da 10 a 12 anni. A quel punto il cervello marciva e lo zombie, per la seconda e ultima volta, moriva. Prima molte altre cose marcivano, fra cui i legamenti e i tendini delle giunture delle gambe e dei piedi. Greer ricordava parole come plantare, dorsale e metatarsale. Con gli anni questi tessuti si riducevano a gomma secca e a ogni movimento producevano un crick, come di un ramoscello. Le 26 ossa del piede, intanto, si urtavano fra loro e producevano un crack come di ghiaia. Messi insieme, quei suoni erano il segno che un vecchio zombie si stava avvicinando. Crick, crack. Greer pensò di essere la prima a sentirlo quel giorno. All'età di 32 anni era la più giovane di quel gruppo di sopravvissuti ed era convinta di possedere i sensi più fini. Era anche quella che camminava davanti a tutti, una decina di metri, per antica abitudine. Eccolo di nuovo. Crick, crack. Eccolo per la terza volta. Una cosa che gli esseri umani non erano mai riusciti a capire era come facevano gli zombie a individuare i vivi con tanta sicurezza, anche se erano quasi fossilizzati. E Queen Street era piena di fossili, tanto che nessuno la chiamava più Queen Street. Per abitudine Greer guardò il cartello corroso che un tempo indicava la direzione per l'autostrada e su cui qualcuno aveva scritto «Benvenuti a Slow Town». Toronto, come qualsiasi località nell'anno 15, era quasi priva di zombie. Ogni volta che li si scorgeva erano diretti con il loro crick crack verso Slow Town. Era un altro dei misteri degli zombie. E i nuovi arrivati a Old Muddy raccontavano che il fenomeno era continentale. I non morti isolati trascinavano i loro corpi per centinaia di miglia allo scopo di raggiungere gruppi più numerosi di loro simili. Queen Street, a una ventina di minuti a piedi da Fort York, era stato un quartiere di artisti, pieno di gallerie, negozi, ristoranti e alberghi eleganti, una di quelle zone dove tutte le pareti disponibili erano coperte di graffiti e tutti i tronchi degli alberi erano circondati da disegni naif. In altri termini, era una di quelle zone che Greer non aveva mai visto prima di avventurarsi nelle città insieme con Muse. Adesso era tutto in rovina. Sembrava uno degli slum pre-23 ottobre. Sui marciapiedi i vetri rotti arrivavano alla caviglia. Le facciate degli edifici mostravano messaggi scoloriti. Pericolo zombie e Paul andiamo a est. Le cancellate erano cadute e si confondevano nell'erba. Una muffa verde aveva inghiottito qui e là la strada. Pezzi di cavo elettrico ronzavano come steli al vento. Le macchine, ancora ben posteggiate, erano sprofondate su se stesse, schiacciate da spettri giganti. Lo spettacolo non era invitante, ma Slow Town non era fatta per occhi umani. I vivi che vi si avventuravano erano di passaggio e si comportavano con rispetto, attenti a non turbare i morti. Di solito non era un problema. Ma quel pomeriggio sarebbe stata una lotta, perché Greer era agitata. Non era un semplice pattugliamento, ma una missione per se stessa, e il resto della squadra di recupero non lo sapeva. Greer alzò un pugno per fermare i quattro che la seguivano. Fra i crick e i crack emerse un nuovo rumore, un clop. Le viscere di Greer, sempre calde e acide, si contrassero. Anche il suo respiro nel freddo di novembre assunse un ritmo più lento. Molti altri abitanti di Fort York negli ultimi tempi avevano visto la fonte di quel rumore, ma Greer non era stata altrettanto fortunata. All'incrocio più vicino fra le strade di Slow Town, i rami più alti degli alberi rabbrividirono. Istintivamente, Greer si inginocchiò per rendersi meno minacciosa e sentì il tintinnare dei secchi quando la sua squadra la imitò. Una testa con occhi da cerbiatta emerse più avanti, accanto a un lampione morto. Era una giraffa. Avanzò e il suo corpo con le macchie brillanti emerse in piena luce. Una cosa divina, alta quasi 6 metri,
che si muoveva con una grazia raramente visibile in questo mondo. Le zampe magre che finivano con gli zoccoli sottili, come una ballerina sulle punte. Morse con le labbra delicate un ramo, infilando il collo incredibile sotto i cavi elettrici e facendo dei passettini al centro dell'incrocio, come se fosse convinta che il mondo andava trattato con delicatezza. Con la grazia di un aquilone in volo, chinò la testa verso gli esseri umani. «Ecco perché non abbiamo perso la speranza», pensò Greer. Il respiro della giraffa creava pianeti rotanti. Greer era sicura che le giraffe nate in cattività non se la sarebbero cavata molto bene in inverno. Ma gli animali, come le persone e gli zombie, nel giro di 15 anni si erano rapidamente adattati. La magnifica giraffa, simbolo di qualcosa di più grande, ammiccò con gli occhi neri e proseguì in silenzio, chinandosi sotto i cavi della filovia e scomparendo con tale rapidità da far pensare a una visione dovuta alla febbre. L'unico rumore era il respiro sommesso, stupefatto, delle 5 persone. Poi, cric, crack, bisognava tornare al lavoro. Come stabilito in precedenza, il gruppo si divise. I due uomini si portarono sul lato destro della strada, le tre donne su quello sinistro. A Old Maddie, per una scelta precisa, era difficile procurarsi armi che erano murate nell'armeria, ma le squadre di recupero venivano dotate di una singola arma da fuoco per i casi di emergenza. Fino a quel momento erano state usate solo in occasione dei rari attacchi da parte di qualche animale. Molte creature avevano adottato abitudini cittadine e non tutte erano docili come le giraffe. Dagli zoo erano scappati tigri, orsi, leopardi, coccodrilli, i quali seguivano il proprio istinto e cacciavano quello di cui avevano bisogno. L'arma quel giorno era nelle mani di uno degli uomini, ma le donne non erano scoperte, grazie a Greer, che incoccò l'arco, tenendolo puntato a terra. Gli zombie di solito riconoscevano le armi, e spaventarli non sarebbe stato utile la sua ricerca. Non aveva davvero bisogno dell'arco, erano 2 anni che nessuno usava un'arma durante una spedizione di recupero, ma sceglieva di portarlo sempre con sé, al posto dei secchi puzzolenti. Gli zombie tendevano a stare al chiuso, in ogni caso. Per lo più si attardavano alle finestre o sugli usci, sui gradini d'ingresso, guardavano i vivi con quella che a Greer sembrava sfiducia. Una reazione irritante a cui aveva fatto l'abitudine. Da anni i vivi non facevano del male a un residente di Slowtown, mentre in precedenza non si poteva dire il contrario. Era come se gli zombie condividessero una memoria collettiva e quella memoria sembrava non svanire mai. Dalla sua posizione accanto al marciapiede in direzione ovest, Greer scorse 5 zombie. 4 erano riuniti davanti a un negozio, mentre un 5° apparve alla finestra del primo piano, gli occhi come dollari d'argento sotto il sole che ingrigiva. Niente di insolito. Gli zombie spesso facevano grandi sforzi per salire le scale con i loro fragili corpi. Greer lo attribuiva all'abitudine. Vivi o morti, si restava legati alle abitudini, per quanto insensate. Non era insolito neanche scoprire degli zombie caduti ai piedi delle scale, corpi ridotti in briciole con gli occhi rotanti e le mascelle che continuavano a masticare. Greer sentì uno strofinio e si voltò rapidamente, provando un certo imbarazzo. L'uomo, in ultima posizione, aveva deposto il suo secchio per correre in un ex negozio di occhiali a prendere quella che sembrava una confezione di pile. Un bel colpo, ma da dove venivano? Probabilmente dalla zombie in piedi all'interno del negozio. Si sapeva che gli abitanti di Slowtown raccoglievano strani oggetti e li lasciavano cadere dove i vivi potevano trovarli. Erano un regalo, quelle pile? Un'offerta? La zombie non si fece avanti, ma sollevò le braccia a segnalare la presa di possesso del territorio. La carne secca, fragile, le scivolò dalle ossa come la corteccia da un albero moribondo. Greer sentì una fitta di irritazione. Arraffare quelle pile da solo in quel modo, in quel posto buio. Un rischio inutile, ma si disse di lasciar perdere. Lei aveva fatto di molto peggio. Inoltre, slanci di coraggio come quello erano parte del gioco, con Carl Nishimura. Greer attribuiva il suo nervosismo alla presenza di quell'uomo. Come faceva a ispezionare Slowtown con il boss lì vicino?
Nishimura, persona fin troppo per bene, la rimproverava se lo chiamava boss. Ma Old Muddy non c'erano leader, bla bla bla. Tutti sapevano che era stato Nishimura a trasformare Fort York in qualcosa di speciale. Era stato il primo a intraprendere la maggior parte delle iniziative, strane ma indiscutibilmente di successo, comprese quelle missioni di recupero. Malgrado l'importante votazione che incombeva all'indomani, Nishimura si era presentato volontario, come stabilito, con ogni probabilità per sottolineare che era un cittadino qualsiasi, come tutti. Della votazione Greer si era quasi dimenticata. Doveva essere l'unica a Fort York. Aveva la mente concentrata sulla sua ricerca personale, mentre tutti gli altri pensavano al dramma dei quattro della baracca, che si riduceva allo scontro fra Carl e Richard, e tutto il forte lo sapeva. Anche un duro come Nishimura doveva essere nervoso. Uno schiocco di dita. Greer si voltò di nuovo di scatto. Era tesa. L'uomo in prima posizione stava usando la mano che non reggeva la pistola per indicare un piccolo roveto fra due palazzi. Benché Greer fosse a quattro corsie di distanza, capì che avevano trovato quello che stavano cercando. Buon per loro, male per lei. Lei non era affatto vicina alla conclusione, doveva svignarsela e alla svelta. Avevano trovato un morbido. Altra parola angelica per attenuare un contenuto inquietante. Il corpo di uno zombie di solito cedeva un anno prima del suo cervello. Questo dipendeva ovviamente dalla costituzione, dai disagi che aveva patito e dal clima. Uno zombie in Louisiana si putrefaceva molto più rapidamente di uno in Ontario. In ogni caso, una volta che uno zombie era caduto per l'ultima volta, non poteva più rialzarsi. Alcuni si cullavano sul posto. Alcuni digrignavano i denti. Tutti guardavano con occhi bianchi più supplichevoli che sognanti. La maggior parte dei morbidi aveva la consistenza di un melone marcio. Erano mollicci, troppo maturi. Morbidi, appunto. Ed erano alla mercé dei vivi. Il tacco di uno stivale poteva annientarli. Proprio per questo, sosteneva Nishimura, gli abitanti di Old Muddy dovevano comportarsi in modo diverso. Se volevano che il mondo fosse migliore, dovevano dare l'esempio. Greer non amava le ideologie, ma pensava che il discorso avesse un senso. Come la maggior parte delle cose che diceva Carl Nishimura, per quanto noiose. L'uomo in prima posizione mise la pistola nella fondina e si chinò per osservare meglio. Poi si rizzò e chiamò gli altri. Greer fece una smorfia. Conosceva quell'uomo da 3 anni e la sua faccia riusciva ancora a sconvolgerla. In effetti era così che lo chiamavano. Faccia. Lui si rifiutava di dire il suo vero nome o di parlare della sua vita prima del 23 ottobre. La sua faccia, tuttavia, diceva molte cose. Era un intreccio di cicatrici, dall'attaccatura dei capelli alla gola. Aveva dei bei capelli, sale e pepe, ma solo a ciuffi, che spuntavano dalle zone della testa dove la pelle non era stata strappata. Cicatrici lustre segnavano la carne intorno agli occhi, che brillavano scuri e lampeggianti, come quelli di un animale. Il suo naso era una protuberanza grande come la nocca di un dito. La punta e una narice erano state amputate. Al centro della faccia le cicatrici sprofondavano in un vortice, più un buco che una bocca. Non aveva labbra e la pelle si era ritirata all'interno, verso i denti. Solo il dardeggiare della lingua interrompeva di quando in quando quel vuoto nero. Faccia doveva essere un soprannome crudele, ma nel nuovo mondo non si poteva mai dire. Facendosi chiamare Faccia, l'uomo rivendicava come suo ciò che non si poteva ignorare, e costringeva coloro che in 15 anni avevano accettato tanto orrore ad accettare anche quello. Avere a che fare con quella faccia non era mai facile per Greer, ma lavorare con la faccia era invece facilissimo. Aveva una voce incredibile, talmente espressiva che lei gli aveva chiesto se per caso non avesse fatto il lettore di audiolibri. Come sempre, lui si era rifiutato di rispondere. Era un uomo di straordinaria empatia, sincerità e onestà. Nota quasi quanto la sua faccia era la sua incapacità di mentire. I bambini si divertivano moltissimo per questo. La sua capacità di ingannare sembrava gli fosse stata strappata via insieme alla pelle. Tutti amavano la faccia, compresa Greer.
Guardarlo era come guardare il sole. Faceva male, anche quando ti riempiva di calore. Il resto della squadra andò verso la faccia. Greer, come d'accordo, rimase indietro per fare la guardia in caso di sorprese. La curiosità di uno zombie, l'astuzia dei topi zombie, il balzo di un solitario cane zombie. Nishimura, da ape operosa qual era, si era già messo al lavoro. In piedi sulla soglia della porta a est del morbido e alle sue spalle, dentro all'edificio, Greer sentiva i passi di 3 o 4 zombie. Cric, crack. Nishimura inclinò il secchio versando del sangue, seguito da pezzi di carne di cavallo. Greer odiava questa fase. Le ricordava una sera al campeggio con suo padre e Conan, quando un vecchio brizzolato si era avvicinato al loro accampamento con un fucile e un secchio. Freddy Morgan era teso e si scusava. In mezzo al nulla, un bianco armato, senza testimoni. Ma quel tipo andava solo a lasciare del cibo per gli orsi neri della zona, in modo che stessero lontani dai campeggiatori. Gli zombie non amavano la carne di cavallo quanto quella umana, ma per motivi ignoti, se qualcuno gliela dava, la raccoglievano, la assaggiavano, ne inghiottivano un po' e si immobilizzavano. Come se contenesse la THC che un tempo rilassava Greer alle feste di Remy. Nell'improbabile caso che a Slow Town ci fossero degli zombie più veloci, spargere carne di cavallo li avrebbe distratti quanto bastava perché i vivi completassero il recupero del morbido. I cavalli non crescevano sugli alberi, ma i tentativi di allevamento rapido avevano fatto crescere il loro branco fino a 300 capi, che avevano rinchiuso in recinti per difenderli dai predatori naturali. Ma erano dei dilettanti. I cavalli morivano più spesso di quanto sarebbe accaduto in un allevamento. In quel caso, il loro sangue e la loro carne venivano raccolti e refrigerati per usarli nelle spedizioni di recupero. Era il momento culminante del lavoro. Gli zombie riconoscevano la carne marcia quando la annusavano e arricciavano quel che restava del loro naso. Una delle donne corse la porta ovest del morbido per versare della carne di cavallo dal suo secchio. Era Charlie Rukowski e dopo Carl Nishimura nessuno a Fort York era più stimato di lei. Era arrivata pochi mesi dopo di lui e aveva guidato varie spedizioni per acquisire materiali di difficile reperibilità di cui il forte aveva bisogno per funzionare a dovere. Greer, che aveva fatto la sua quota di missioni, la rispettava per questo. Ci voleva fegato, testa sulle spalle e istinto. Si potrebbe immaginare che Greer Morgan e Charlie Rukowski andassero d'accordo come la miccia al fuoco, ma non era così. Le loro conversazioni rivelavano impaccio, se non ostilità. Greer dava la colpa al suo sentimento di inadeguatezza. Charlie era bella e ammirata, e dopo le sue imprese coraggiose aveva destato l'ammirazione generale fondando l'ospizio, la spina dorsale su cui era costruita Old Maddie. Greer guardò Nishimura lasciare spazio a Charlie perché potesse assistere il morbido. Si permise una smorfia. Come Nishimura faceva pressioni su Greer perché agisse con decisione, Charlie faceva pressioni su Nishimura. Greer capiva che così funzionavano i gruppi di lavoro efficienti, ma troppo spesso sentiva un istintivo adolescenziale disprezzo per l'autorità, di chiunque, di qualunque tipo. Nishimura non era lui quel giorno. Si lasciò mettere da parte mentre gli altri preparavano cinghie e fibbie. Greer fece un rapido conto degli zombie per assicurarsi che nessuno si fosse avvicinato. Poi tornò a osservare Nishimura. Cosa fa un lavoratore quando è costretto, per alcuni preziosi minuti, a non lavorare? Gli occhi di Nishimura si posarono su Greer. Oh, cazzo, stava ficcando il naso nei suoi affari. Nishimura si avvicinò. Morgan? Era un ex militare, anche se Greer non si ricordava mai di che ramo. Onestamente non ci provava neanche. Il passato di Nishimura non faceva che rafforzare la sua reazione ribelle. Indicò con il mento la confezione polverosa di Duracell. Sono AA mai aperte? Affermativo. Dove pensi di usarle? Ho recuperato un attrezzo per fumare le sigarette senza bruciare il tabacco tempo fa. Ho sempre pensato che potrebbe tornare utile se funzionasse. Emozionante. Nishimura le scoccò una delle sue occhiate pazienti e imperscrutabili. Accetto suggerimenti. Ho un vibratore che non vibra. Nishimura arrossì
E Greer si sentì a disagio. Era troppo facile metterlo in imbarazzo. Non lo so. Alcuni dei ragazzi hanno delle pistole giocattolo che potrebbero illuminarsi e fare rumore. Li renderesti felici. È meglio se non incoraggiamo le armi da fuoco. Alla faccia del disagio. Greer gemette. Non funzionerebbero comunque. Niente di quello che troviamo qui fuori funziona. Compresi loro. Indicò gli zombie che cercavano di abbassare i loro corpi tremanti verso i mucchi di carne di cavallo. Un paio sembrava che non riuscissero più a rialzarsi. Presto non ci sarà più nessuno da recuperare. Mancano anni. Va bene, qualche anno e poi? Se non possiamo fare i tuoi recuperi, qual è lo scopo di tutta la storia? Non sono miei recuperi, servono per tutti. Per un pezzo di pietra come Nishimura, quella era un'espressione di affetto. Richard e lo spettro del voto lo spingevano a comportarsi in maniera quasi umana. Voglio solo dire che raccogliere morbidi è il grande successo del momento, eccetera, ma mi chiedo cosa verrà dopo. Si aspettava che aggrottasse la fronte. Lo faceva in continuazione. Invece sorrise. Nishimura doveva avere quasi 60 anni. Poteva essere suo padre. Nelle rare occasioni in cui non faceva cazzate, Freddy Morgan l'aveva guardata così. Greer sbuffò per prenderlo in giro. Nishimura fece un sorriso più ampio. Mi ricordi una persona, una pilota di caccia. Non l'ho conosciuta a lungo, ma era la persona più coraggiosa che abbia mai incontrato. Non esageriamo. Niente complimenti. Questa pilota, prima di morire, ha detto che gli zombie erano golem. Sai cosa vuol dire? Tolkien, giusto? Quel tipo magro che voleva l'anello? No. Secondo questa pilota, i golem erano mostri che sorgevano perché noi ne avevamo bisogno. E ne avevamo bisogno perché ci eliminassero. Una delle ultime cose che ha detto Jenny è stata che dovevo dire questa cosa a tutti. Perché così avremmo smesso di combatterli, immagino. E tu le hai creduto? Allora no. Alla lunga sì. Com'è possibile vedere tutto quello che abbiamo visto noi e non pensare che in qualche modo sia stato per il meglio? Un reset radicale. Per quanto ne so, bisogna ringraziare Jenny per Fort York, l'ospizio e tutto il resto. E perché mi merito questa confidenza? Perché tu sei la punta aguzza dello sperone, come dicevamo in marina. Un'immagine violenta per uno che è contrario alle pistole giocattolo. Voglio solo dire che sei in prima fila. Pensi al futuro. Questo è bene. Noi relitti non ci saremo per sempre. La gente potrebbe tornare a fare disastri. E toccherà a persone come te ricordare a tutti come siamo arrivati qui. Non mollare ancora, nonno. Ho sentito che l'aspettativa di vita si sta allungando. Le risate a Slowtown erano al massimo piacevoli mormori. Quando Nishimura tornò a guardare il morbido, Greer lo fissò con durezza, sperando che lui si risentisse. Ma non ci riuscì. Come le dava fastidio quando un bel disprezzo veniva rovinato dall'ammirazione. Charlie e la faccia avevano finito di legare lo zombie caduto. Come l'uso della pistola e la distribuzione di carne di cavallo, era un esercizio che richiedeva un'estrema cautela. Entrambi si fecero di lato per lasciare all'ultima donna della squadra lo spazio necessario per stendere la barella di stoffa che aveva tirato fuori dallo zaino. Nessun dubbio su questo. Etta Hoffman era l'anello debole del gruppo. Di qualsiasi gruppo, in effetti. Hoffman rifiutava la conversazione e normalmente Greer se ne sarebbe fregata, ma due chiacchiere contribuivano ad assicurare che tutto andasse bene là fuori e ti aiutavano anche a preoccuparti per le persone che avevi accanto. Quello che a Greer non quadrava di Etta Hoffman era che, pur essendo una donna adulta, tutti la trattavano come una bambina dell'asilo. L'unico lavoro di Hoffman a Old Maddy consisteva nel tenere la cosiddetta biblioteca nuova, installata nella sede della Biblioteca Comunale di Toronto, davanti al forte, su Butler Street. Conservati come l'arca della fottuta alleanza, c'erano scaffali di raccoglitori, una storia post 23 ottobre che a quanto pareva Hoffman aveva creato e intitolato con insopportabile orgoglio Archivio Hoffman di racconti del nuovo mondo. Pareva che alla gente piacesse leggerli. La biblioteca era un luogo affollato. Greer era entrata nella biblioteca nuova soltanto una volta. Appena arrivata, aveva fornito a Hoffman una personal history. Era un'usanza e un simbolo. Condividevi la tua storia ed entravi a far parte del gruppo.
La cosa principale che Greer ricordava della sua intervista era di avere visto Hoffman che sfogliava documenti e libri e di aver pensato che quello di bibliotecaria era un posto tremendamente comodo in una situazione in cui c'era continuamente bisogno di lavoro manuale. In un mondo più giusto, Hoffman avrebbe fatto i doppi turni a Slowtown. Invece, il consiglio dei custodi che stabiliva gli incarichi, Greer sospettava che coincidesse con Ishimura, affidava a Hoffman missioni di recupero solo insieme a Charlie Rukowski. Perché? Molte persone avevano amici, parenti o compagni con cui avrebbero voluto svolgere quegli incarichi, ma per loro niente da fare. Si finiva in gruppi a caso e ci si doveva adeguare. Etta Hoffman no, e intanto Greer lavorava come un minatore. Il mondo non era cambiato. Cavarsela bene nelle difficoltà procurava solo nuove difficoltà. Charlie e la faccia si preparavano a trasferire il morbido sulla barella. Manovra delicata. Le viscere potevano cadere, il petto sprofondare, le membra staccarsi. Sarà meglio che dia una mano. Sì, sì. Mentre lui si allontanava, Greer scrutò Queen Street. Il sole che calava si rifletteva sulle nuvole grigie quanto bastava per costringerla a socchiudere gli occhi. A mezzo isolato di distanza era seduta la capa, la zombie di gran lunga più riconoscibile di Slowtown. La capa era una vecchia che stava per diventare morbida e a volte faceva quello che Etta Hoffman, essere umano vivente, non faceva: trasmettere informazioni. Perché Greer non ci aveva pensato prima? Non c'era tempo per riflettere. Diede un'occhiata in giro per confermare l'assenza di minacce imminenti e con i passi silenziosi e cauti del cacciatore che suo padre gli aveva insegnato, si allontanò dal gruppo. Non senza qualche rimorso, certo. La squadra si sarebbe preoccupata per lei. Si sarebbero arrabbiati anche. Al diavolo le pile di Nishimura. Questa era un'azione che nessuno avrebbe perdonato. E lei era una stronza egoista. Ma stavolta doveva pensare a se stessa. O, cosa ancora più importante, a chi le era caro. Fort York conosceva la reputazione di Greer quando era arrivata. L'unico motivo per cui l'avevano accolta, ne era sicura, era che Muse King gli era piaciuto moltissimo. Era difficile sentir parlare Muse e non desiderare che continuasse a parlare per sempre. In sua assenza Old Maddie era diventato un posto freddo e silenzioso. Da 3 mesi ormai se n'era andato. Greer diede un'occhiata ai palazzi circostanti e si mise a correre nell'ombra. «Forza, piccolo! Dove sei?» Aveva la bella e forte sensazione di essere sul punto di scoprirlo. La capa era proprio davanti a lei, seduta come al solito su un'edicola pubblicitaria rovesciata e mangiata dalla ruggine, davanti a un palazzo a 3 piani. Al piano terra c'era un ex rivendita di ciambelle. Greer diede un'ultima occhiata alla squadra recuperi. Erano ancora chini intorno al morbido, tranne la faccia, che si era allontanato. Greer si accorse con sorpresa che guardava proprio verso di lei. Non gridò e non diede l'allarme. Forse sapeva cosa stava facendo, forse la capiva. Quale che fosse la ragione del suo silenzio, ne avrebbe approfittato. Prima di infilarsi nell'ingresso del negozio di ciambelle, fece la faccia un cenno di gratitudine. Lui era un isolato di distanza, ma pensò che l'avesse visto. Dietro a quella carne contorta, riusciva a notare tutto. La domenica del Super Bowl. Personal History, trascrizione numero 811. Luogo, Biblioteca Nuova di Fort York. Soggetto, la faccia. Intervistatore, Etta Hoffman. Giorno e ora, 4130, 11:43. Note, la faccia del soggetto è sfigurata. Il soggetto rifiuta di fornire il suo vero nome. Terribile, eh? Lo apprezzo. So che può sembrare strano, ma apprezzo il fatto che tu sia diretta e me lo chieda. Non capita spesso. Sto cercando di riflettere. Vediamo. Sai, non so se sia mai successo che qualcuno venisse e me ne parlasse. Se vedessi una faccia come la mia e non reagissi, credo che sarebbe segno che in te c'è qualcosa che non va. Avresti perso una parte di umanità.
Mi sono sentito come se fossi l'ultimo uomo sulla Terra, inseguito da un esercito di morti. Che te ne pare di questa risposta? Non lo ero, ovviamente. Quello che ho visto me l'ha chiarito. E ho visto un sacco di cose. Un sacco di cose orribili. Sono sicuro che ne visti anche tu. Grazie per questa domanda. Onestamente sì, ma mi chiedo a cosa servirebbe. Elencare delle atrocità solo perché tu le possa scrivere. Lavoravo, diciamo così, nel campo dell'informazione. Non so bene se fosse utile, cercavamo di tenere le persone informate. Ma dopo un po' c'erano solo cattive notizie, sai? Ah, capisco quello che dici. Perché trasmettere tutte quelle storie terribili era diverso dall'elencarle per te adesso? Sei acuta. Credo di potertene raccontare qualcuna. Va bene se sorvolo su una parte. Credo che a volte la gente veda la mia faccia e pensi che il mio cuore debba essere ridotto allo stesso modo. Tutto piaghe e callosità. Non è così. Ho visto strappare le viscere a un uomo attraverso l'ano. Ho visto strappare le viscere a una donna attraverso la vagina. Ho visto uno zombie stritolato dalle scale mobili. La cosa che fa tanta paura ai bambini piccoli. E ho visto moltissimi maiali selvatici. Penso che i maiali siano intelligenti e abbiano trovato il modo di uscire dai loro porcini e si siano inselvatichiti. Erano magri e feroci. Mangiavano le persone ancora vive. Mangiavano anche gli zombie. Non prendevano posizione a favore di nessuno. Una volta mi sono nascosto in un salone di bellezza e ho trovato una zombie legata con dei cavi elettrici e pugnalata con dei ferri per fare i ricci. All'epoca c'era ancora l'elettricità e i ferri le avevano fatto dei buchi del diametro di una palla da baseball. L'odore non era neanche la cosa peggiore. Quella donna era nuda. Perché doveva essere nuda? Avevo la brutta sensazione che fosse stata torturata. Per divertimento, capisci? Una cosa che mi ricordo, non so perché, è un campo da tennis dove qualcuno aveva scritto la parola «vivo» col sangue, enorme, sul terreno verde. E le teste sui pali. Molte, moltissime teste piantate sui pali. Le hai viste anche tu? Possiamo fermarci qui. È stato un lungo viaggio. 900 chilometri in linea retta, ma purtroppo non potevo andare in linea retta. C'erano i cartelli stradali, certo, ma non si potevano usare le strade. La cosa più preziosa del mondo erano le mappe cartacee, ma chi le aveva? Tutti usavano il GPS. Sai com'era? In una direzione zombie, nell'altra gente peggiore degli zombie. Bisognava tornare indietro, tentare nuovi percorsi e alla fine non sapevi più dove eri. Probabilmente le cose erano diverse per me. Anche quelli che volevo incontrare si spaventavano per la mia faccia. Meglio così, forse. Viaggiare da solo, trovare cibo da solo era più facile. Le grandi riserve di cibo, la gente le difendeva a costo della vita. Mi venivano in mente le pubblicità che mandavamo in onda, tutte quelle musichette cretine. Eravamo consumatori all'epoca. Consumavamo come se non ci fosse un domani. Esatto. Nessun danno permanente agli occhi, ma la pelle intorno... Beh, lo vedi. Era talmente lacerata che si è gonfiata fino a chiudermeli. Ho detto a Zoe di cercare un coltello e ho fatto uscire un po' di sangue per poterci vedere. L'idea mi è venuta da Rocky. Hai mai visto i film di Rocky? Davvero? Tutti? Anch'io. Mi piacevano moltissimo. Cantavo le canzoni quando camminavo da solo, sottovoce ovviamente, Eye of the Tiger, Barney Hart. Quei film trasmettevano un brutto messaggio, però. Ho avuto un sacco di tempo per rifletterci. Dopo il primo parlavano tutti di combattimenti che Rocky avrebbe dovuto rifiutare. Era quello il problema dell'America. Ah. Questa è buona, Living in America, James Brown, Rocky 4. Zoe era una stagista, Zoe Shillace. Mi ha tirato fuori di là.
Quella zombie aveva dei vetri piantati nelle mani. Ecco il perché della mia faccia. Mi sono trovato fra le mani la pistola di Baseman. C'era questo tizio, Nathan Baseman. Immagino che non sia necessario parlare di lui, ma voglio dire il suo nome per lasciare una testimonianza. Mi sono tolto di dosso quella prima zombie e mi sono messo a sparare come un pazzo con la pistola di Baseman, perché non ci vedevo. E sono finito sulla sedia a rotelle di Dylan Ramsey, che è passata tra la folla di zombie come una slitta sulla neve. È stato allora che Zoe mi ha preso. L'ho capito perché sentivo le chiavi che aveva in mano, le chiavi dell'ascensore. E siamo risaliti. Me lo sono chiesto anch'io. Se la mia faccia, acconciata così, teneva gli zombie a distanza. Forse pensavano che fossi già morto. Una volta usciti dalla Cable Corp e trovato un posto dove fermarci, Zoe mi ha pulito la faccia e ha perso la testa. Ha proprio perso la testa. Credo che non avesse idea di come ero ridotto sotto il sangue. Si è messa a urlare ed è scappata. Ho pensato, è logico, deve salvarsi. Quando è tornata, più tardi, ha detto che se n'era andata solo perché non riusciva a smettere di urlare e non voleva attirare gli zombie vicino a me. Aveva anche trovato qualcosa, degli asciugamani puliti e della tintura di iodio. Chissà dove aveva trovato la tintura di iodio. Zoe era una di quelle persone che probabilmente non sono finite nel tuo archivio, ma è grazie a loro se noi siamo qui. Quindi bisogna ricordarla. Si scrive Zoe, con la diesi. S-H-I-L-L-A-C-E. Oh sì, è morta. Ne sono sicuro. Un giorno non è tornata. Doveva sempre uscire per cercare cibo e acqua o magliette e grembiuli. Cose che poteva strappare per farne delle bende. Per la mia faccia tremenda. Irrecuperabile. Se c'è una cosa che mi hanno insegnato le ultime 2 settimane la TV è che la gente non si mette a morire tranquilla. Niente affatto. Rende la vita terribile a se stessa. Rende infelici gli altri, ma non si ferma. Gli zombie sono la prova migliore. Non ci fermiamo neanche quando ci uccidono. È una cosa da pazzi, come Rocky. Stai giù, Rock, capisci? Ma io non sono così forte. Io mi sono rialzato. Ho avuto un piccolo vantaggio qui. Avevo già fatto interventi chirurgici alla faccia. Chirurgia plastica, cioè. Sapevo qualcosa su come tenere pulite le ferite. Ho resistito, a fatica. Per un po' ho fatto come penso abbiano fatto tutti. Raccoglievo i cellulari che trovavo, accendevo i computer, trafficavo con le radio, poi un giorno mi sono visto. Questa è una cosa molto intelligente che faceva Zoe, gentile anche. Continuava a dire che non riusciva a trovare uno specchio o una superficie riflettente e io le credevo. Una volta uscito a camminare, ovviamente, vedevo specchi di ogni tipo. E un giorno ho deciso di togliermi le bende e di guardarmi. È una cosa stranissima. Etta. Ho sentito questo. Come dire, questo. Questo sollievo. Da un lato era la cosa peggiore che avessi mai visto, ma nello stesso tempo mi sono sentito svuotato di tutta la spazzatura che avevo dentro. Via. Sparita. Ero pulito. Una cosa con quella faccia non poteva essere umana, no? Il che voleva dire che potevo pensare di essermi evoluto in una nuova forma di vita. Né essere umano né zombie. Un'altra cosa. Non voglio darmi importanza, ma spesso avevo questa impressione. L'impressione di non essere nel corpo giusto. Finalmente era sparita. Basta vanità, basta orgoglio e basta bugie. Tante delle notizie che trasmettevamo, tanta parte del cosiddetto progresso umano, erano basate su bugie. In quel preciso momento ho capito che non avrei mentito mai più, in nessun caso. Immagino che sia così. Se tu indovinassi il mio nome e mi chiedessi se è giusto, immagino che dovrei dirtelo.
Sì, esattamente. Telefoni, radio, computer. Ho smesso di provare a farli funzionare. Ho smesso di voler farli funzionare. Una volta che ci si lascia andare così è straordinario. Si comincia a capire davvero come eravamo diventati dipendenti. Tutta la roba che doveva tenerci connessi gli uni agli altri è stata inventata troppo velocemente, prima che ci rendessimo conto di quello che stavamo facendo, e ci ha rovinato. Cos'altro è mai venuto fuori così velocemente? Te lo chiedo, cos'altro? Gli zombie, ecco cosa. È come quando il 6G ha sostituito il 5G. Siamo stati noi. Noi abbiamo creato la tecnologia senza la quale non potevamo vivere. Che stupidaggine. Ci siamo ridotti in coma da soli. I nostri dispositivi erano il respiratore che ci teneva in vita. Arrivano gli zombie, ci viene staccata la spira e ci trasformiamo in vegetali. Ma certo che stiamo meglio adesso. Molto meglio. Voglio dire che dovevamo tornare indietro. Tornare a vivere in caverne e capanne e a parlarci come stiamo facendo adesso noi due. Dovevamo tornare indietro per capire che non eravamo mai andati molto avanti. Questa è una domanda facile. Se ho sperimentato una cosa che riguarda il tuo archivio e la battaglia fra il generale Spaulding e il generale Coppola, direi che era all'anno 4. Stavo nella zona di Atlanta da molto tempo. Per rimettermi, per guarire, mi sono ricordato di un servizio che avevo fatto sui veterani del Vietnam, sul fatto che alcuni di loro avevano usato la supercolla per chiudersi le ferite. Non è per niente piacevole, ma ne ho trovata un po' e mi è stata di grande aiuto. Ho passato un po' di tempo nella foresta di Talladega, poi nelle vicinanze di Tuscaloosa, e ho finito per seguire il fiume Tennessee a est di Knoxville. Una sera ho sentito dei rumori, tipo spari, ma più leggeri, e siccome sono uno stupido essere umano, immagino, li ho seguiti e ho trovato dei fuochi d'artificio. Bellissimi. Immagina i miei pensieri. Non solo la famiglia, Capodanno, il 4 di luglio. Parlo della campagna, dei sentimenti che avevamo un tempo per la campagna. Ho seguito i fuochi d'artificio e ho notato che anche gli zombie li seguivano. Non mi vedevano perché guardavano verso il cielo. Anche questo era bello a suo modo. Immagino che la si possa definire una fattoria. Qualcuno aveva fatto una recinzione notevole tutto in giro, alta 3 metri, senza buchi, e gli zombie si erano radunati tutti in quel punto. Mi sono nascosto fra gli alberi per un po' perché... Etta, sono sicuro che hai sentito cose da matti, ma preparati. Questa fattoria non aveva teste su due pali. Assomigliava a una piccola Las Vegas. Non c'erano fuochi d'artificio, ma alle pareti c'erano insegne al neon. Birra, ragazze, hamburger, football. In cima alla recinzione avevano messo degli schermi con vecchi proiettori che mandavano film porno e inseguimenti di macchine sport. E gli zombie erano incantati. A bocca aperta, ti dico. Mi sono avvicinato fino a raggiungerli per vedere meglio. Donne nude, macchine da corsa, sport. Sono rimasto attirato come gli altri. La recinzione si è aperta, ecco cosa. Gli zombie si sono precipitati dentro e io sono stato trascinato. E all'improvviso queste reti ci hanno preso come granchi. Non so come ho fatto a non essere morso. Siamo finiti tutti in questo recinto e io mi sono messo a gridare aiuto. Una donna mi ha risposto, ha chiesto chi ero, gliel'ho detto senza pensarci, gli ho detto il mio nome, quello vero. No, Etta, non te lo dico. Perché sono passati 15 anni. Quella persona non c'è più. Sì, mi ha riconosciuto. Devo chiarire, ha riconosciuto la mia voce. Meno male che ha sentito prima la voce, eh. Ha fatto entrare un uomo e una donna per tirarmi fuori, ma appena mi hanno visto si sono bloccati. Ti risparmio il tempo che ci ho messo perché tutti si abituassero alla mia faccia. Me lo risparmio anch'io. Il fatto è che la donna che comandava si faceva chiamare generale Spaulding e ha pensato che il mio arrivo fosse un dono del cielo.
ha detto che il più grande giornalista di tutti i tempi, parole sue, non mie, le era arrivato alla vigilia della gara più importante della nuova era, la domenica del Super Bowl. Dimmelo tu, io non ne avevo la minima idea. Mi sono fatto dare da lei quel casco in modo da non spaventare tutti i lavoranti. Li chiamava così, anche se non credo che lavorassero molto. Mi ha accompagnato con un paio di cavalli a quello che chiamava il campo di battaglia. Era un grande campo aperto, collinoso, a circa un chilometro dalla fattoria. Sul lato più vicino c'era una buca grande più o meno come una piscina da giardino. Di fianco c'erano reti come quelle che mi avevano catturato, piene di zombie, 40 o 50, che si muovevano ancora. Capii che erano destinati alla buca, ma non subito. I lavoranti li portavano via questi fazzoletti rossi. Spalding era orgogliosa. Credevo si mettesse a piangere. Diceva che gli zombie si trovavano facilmente, un centesimo la dozzina. Ma i fazzoletti rossi? No, non era tutto qui. Gli strappavano anche le gambe e le braccia. Si staccavano. Una cosa abbastanza scioccante, finché notai che i lavoranti dicevano cose come sotto il ginocchio e sopra il gomito. Erano arti finti. Gli zombie avevano delle protesi. Era strano, capisci? Era la prima volta che vedevo una cosa del genere. Spalding mi ha riportato alla fattoria e ho visto un'altra cosa nuova. I lavoranti stavano addestrando gli zombie. So che sembra una follia, ma è anche promettente, no? Forse Spalding aveva trovato qualcosa che poteva essere di aiuto per tutti. Secondo te? Li addestravano a combattere. Qualche vecchio zombie mal ridotto, simile a quelli che venivano seppelliti nella buca, era inchiodato ai pali della recinzione. I lavoranti spingevano gli zombie meno vecchi a fare a pezzi gli altri in cambio di un po' di carne. Era un incubo. Magari pensi che fosse meglio che vedere gli zombie mangiare i vivi. Invece no, perché eravamo noi che li costringevamo a farlo. Li costringevamo a perseguire un obiettivo assurdo, proprio come ci eravamo rovinati la vita perseguendo obiettivi assurdi. Si tratta sempre di un po' di carne. L'ho chiesto al generale. Ho indicato la carne e gliel'ho chiesto. Lei non ha risposto. Cosa potevo fare? È difficile ricordarsene adesso, ma nell'anno 4 la maggior parte di noi credeva ancora che qualcuno ci avrebbe salvato. Si mangiava a malapena, si dormiva a malapena. Metà delle persone che si incontravano morivano per le ragioni più stupide. Un taglietto sull'alluce si infettava, non c'erano antibiotici e 3 settimane dopo erano morte. Non capivo se il generale Spalding stava facendo una cosa buona o cattiva. Aveva del cibo e me ne avrebbe dato un po'. Fine. Non solo avevano delle protesi, ma erano fatte su misura. Invece della solita pinza di metallo, per esempio, uno aveva una grossa lama da falce affilata. Uno aveva i polpacci coperti di spine. Erano armature, armi. Li vestivano come carri armati. Quelli che seppellivano non valevano niente perché non potevano più combattere. Semplice. Non ho avuto bisogno di chiederglielo. Se n'è vantata lei. Il generale Spalding aveva una sorella, il generale Coppola. Cognomi diversi, madri diverse. Credo che la loro competizione abbia avuto origine da lì, quando erano ancora bambine, e non sia mai finita. Avevano litigato per tutta la vita, per i giocattoli, gli sport, il ruolo in classe, i ragazzi, l'amore del padre, il quale era il più grande produttore di protesi del paese. Quando è morto ha lasciato l'azienda alle 2 sorelle, in modo da costringerle a collaborare. Invece loro hanno spaccato l'azienda e hanno continuato a litigare. Sui prezzi, sulla forza lavoro, sull'innovazione. Il 23 ottobre avrebbe dovuto mettere la parola fine a tutto. Invece, anche dopo che il mondo ci aveva dato la ragione più grande per unire le forze, noi abbiamo continuato con le nostre battaglie. Soprattutto i ricchi, perché avevano i mezzi per far combattere altri al posto loro. Io non sono innocente. Il sole è sorto il giorno dopo e io ero ancora lì, pronto a fare quello che mi diceva il generale Spalding.
Chi lo sa se era davvero domenica? Forse tu. Tu hai tenuto il conto, vero? Siamo arrivati sul campo di battaglia all'alba, ma il generale Coppola era già lì. In quel momento ho avuto la prima sensazione che la faccenda non prometteva niente di buono. Tutti i soldati di Coppola erano in fila, e pur essendo dall'altra parte del campo, ho visto che le loro protesi erano più potenti delle nostre. Grosse lami circolari sulle spalle. Mani a coltello. Pettorali che sembravano grattugie. Si poteva immaginare come avrebbero affettato le dita dei soldati di Spalding. Naturalmente indossavano fazzoletti blu e questo era importante perché erano una folla. Si era nell'anno 4, nessuno usciva senza bisogno. Ma qui c'erano gli abitanti del posto che si facevano vedere. Io avevo il ruolo di giornalista, corrispondente di guerra, piuttosto cronista sportivo liceale. Avevo una videocamera per registrare tutto, un sacchetto con batteria e nastro di scorta, un taccuino per scrivere. Era inutile, stava piovendo. Ma la guerra e il football sono così, no? Il gioco continua, a prescindere. Spalding mi ha dato un assistente. Era ridicolo. Un lavorante con una gamba rotta. Probabilmente era stato fortunato a non finire seppellito. Credo che lo sapesse anche lui. Continuava a parlare del Canada. Aveva sentito dire che le cose andavano meglio in Canada. Lo diceva sottovoce, come se fosse un'opinione poco popolare. Comunque, non me ne sono mai dimenticato. Ci avrò messo 7 anni, ma sono qui. Con grande pompa, ecco come. Spalding aveva un altoparlante da cui sparavano a tutto volume gli inni delle squadre. C'erano bandiere, rosse e blu. Qualcuno liberò una colomba, che tu ci creda o no. E quello è stato il segnale di inizio della domenica del Super Bowl. Io non ne ho registrato neanche un secondo, tanto ero scioccato. Dovevano esserci quasi 100 zombie che si affrontavano. Una cosa irreale. Si colpivano a vicenda come in un tamponamento a catena. Gli zombie non arretrano, sai. Non hanno paura di subire dei danni. Era come guardare dei pupazzi di plastilina che venivano smontati. E il generale Spalding e il generale Coppola se ne stavano seduti al sicuro sulle loro sedie, a bere birra e a mangiare salatini. 45 minuti? I cronisti sportivi l'avrebbero definita una disfatta. I rossi sono stati costretti ad arretrare. Spalding ha dovuto lasciare la sua sedia. Era come uno di quegli allenatori a bordo campo che stanno perdendo, con la faccia rossa come una bambina. Gridava ordini e spingeva i lavoranti nel fango. Era finita, decisamente, ma quando gli zombie cominciano a combattere non è facile farli smettere. Gli avevano promesso della carne. I lavoranti delle due parti cercavano di dividere gli zombie ed è stato allora che mi sono accorto che il terreno, sotto ai nostri piedi, si stava muovendo. Ipotesi accettabile. Il mio vecchio collega del meteo ti direbbe che in effetti c'è una linea di faglia in Tennessee, ma non era un terremoto. La pioggia, come dicevo, era torrenziale. Il campo era una palude. Quei vecchi zombie, quelli che in teoria non potevano combattere, non erano stati seppelliti abbastanza in profondità. Come un campo di cereali. Solo che invece di mais spuntavano mani e afferravano le caviglie. Poi sono emerse delle facce, con le bocche piene di terra. Il terreno ha ceduto e sono caduti tutti. I lavoranti, Spalding, Coppola. Sangue e viscere hanno cominciato a volare, come prima, ma con colori più brillanti, perché c'erano dei vivi che venivano fatti a pezzi. Ho pensato che Spalding potesse cavarsela, ma i suoi stessi soldati l'hanno presa. Qualcosa nei vecchi zombie che tornavano fuori rammentava agli zombie più giovani quello che erano. Il loro addestramento è finito alle ortiche. Sembrava che si vendicassero. Non si può mandare la gente a morire così, anche se è già morta. No, eravamo lontani. In teoria per registrare tutto. Immagino che sia quello che sto facendo adesso, 11 anni dopo. Il mio assistente aveva una gamba rotta. Non ce l'ha fatta. Solo una zombie ha rischiato di prendermi. Non me la dimenticherò mai. Era speciale. Era una dei mega soldati del generale Coppola.
Sai quelle protesi da corsa che mettono i velocisti che hanno perso le gambe? Ne aveva due, attaccate alle ginocchia, nuove di zecca, fibra di carbonio leggerissima. Sembravano destinate a durare 100 anni. La rendevano più veloce del normale. Aveva delle accette attaccate ai polsi, per cui ti prendeva anche se non poteva afferrarti. Mi ha quasi preso, ma ha esitato. Forse è stata la mia faccia, non credi? La cosa strana è che ho riconosciuto quella zombie. Era quella che mi aveva affettato la faccia. Come diamine l'ha finita lì? So che era lei, perché aveva una vecchia targhetta col nome attaccata ai vestiti. Annie Teller, diceva, e sotto pozzi di catrame di Labrie. La cosa più strana al mondo. Comunque le sono sfuggito e... Tutto bene, Etta? Va tutto bene? Abbiamo finito? Vuoi che ci fermiamo? Una palata di terra. Se alla gente di Old Muddy si fosse chiesto di indicare i due residenti più diversi fra loro, la faccia pensava che avrebbero scelto la fiera vigilante Greer Morgan e il pacato, giudizioso organizzatore Carl Nishimura. Ma lui credeva che fossero due facce della stessa medaglia. Erano entrambi dei leader, entrambi sapevano essere di ispirazione, entrambi erano disposti ad assumersi dei rischi e a subirne le conseguenze. La faccia credeva di essere lui l'antitesi di Greer. Lei, raffiche di uragano, lui, il lago Ontario, silenzioso e tranquillo in un chiaro mattino. Anche nei suoi momenti più bui, come quelli passati col generale Spaulding nelle vicinanze di Knoxville, aveva sentito nel proprio corpo una calma lenta e pastosa. Un tempo era come tutti gli altri. Disperazione, rabbia, imbarazzo, desiderio, dubbio... Tutto ciò gli vorticava nella testa e gli occludeva i sensi. Dietro al volto rovinato, la faccia diceva solo la verità, e la verità suprema era che la cosa peggiore che potesse capitargli gli era capitata prima del 23 ottobre. Era stato un uomo privo di valore. La sua calma interiore gli garantiva un'ottima capacità di osservazione. Questo si concedeva la vanità di ammetterlo. Era stato lui in quella missione di recupero a scorgere il morbido, come capitava spesso. I sussulti del morbido facevano tremare l'erba alta che circondava la lattina arrugginita. Più che sufficiente. Era anche sicuro di essere stato l'unico a notare Greer che si allontanava lungo Queen Street. Anticipò le reazioni degli altri quando se ne fossero accorti. Tetraggine, irritazione, ansia, furia, anche lui provava quelle emozioni, attraverso le quali capiva anche cosa doveva provare Greer. Poiché Greer era all'opposto della faccia, lui la teneva nella massima considerazione. In un mondo di morti, lei era la più viva di tutti. Gli esseri umani avevano bisogno di gente come lei se volevano farcela. Perché si fosse allontanata era facile da indovinare. Era andata a cercare Muse King, che era svanito subito dopo l'arrivo di Richard, il quale aveva creato troppa agitazione perché qualcuno, a parte Greer, dedicasse del tempo a cercare un ragazzo che ormai doveva essere uno zombie, o cibo per zombie. All'inizio qualcuno aveva aiutato Greer nella sua ricerca fino a Cabbage Town. Naturalmente Slow Town era stata saltata. Non si andava a Slow Town, infestata di zombie, se non per le missioni di recupero. La faccia non avrebbe mai dimenticato il discorso di Nishimura, pronunciato nel punto più maestoso di Fort York, la Government House Battery, meglio nota come circolare, quando avevano celebrato ciò per cui avevano votato. «Tutte queste strade sono vostre», aveva detto, «tranne Slowtown». Grida, lacrime, abbracci, baci, per un uomo come la faccia, completamente dedito all'onestà, era bello vederla negli altri. Un problema era stato affrontato e si stava facendo un tentativo per porvi rimedio. La questione di Slow Town era più complessa. Perché non ficcare gli zombie a Summer Hill o a Witchwood?
Perché, spiegò Nishimura, era importante lasciare che gli zombie e gli sgoccioli non solo trascorressero gli ultimi anni in pace, ma scegliessero anche il posto dove riposare. Come potevano aspettarsi, altrimenti, che stessero tranquilli? 3 anni dopo, eccoli qui. Muse King era sparito e Greer Morgan faceva quello che pensava di dover fare. La faccia non era tetro, irritato, ansioso o furioso per questo. Le faceva i suoi auguri. Faceva i suoi auguri a tutti, da Carl Nishimura a Etta Hoffman, a tutti coloro che percorrevano Slowtown. Greer probabilmente era diretta dalla capa. La matriarca di Slowtown spesso esibiva barlumi di intelligenza, se adeguatamente stimolata. Ben presto qualche elemento essenziale all'interno della capa sarebbe marcito e l'avrebbero trovata sul marciapiede. Una morbida bisognosa di recupero. Nishimura e gli altri parlavano di questa eventualità con poco entusiasmo, ma la faccia era convinto che la capa sarebbe stata sostituita da un altro capo, magari da 2. Poi a quei 2 se ne sarebbero aggiunti altri 4, altri 6. A poco gli zombie di Slowtown avrebbero raccolto il coraggio per stare all'aperto, finalmente convinti della permanenza della loro dimora. Nei sogni più piacevoli della faccia, Queen Street assomigliava al simpatico, affollato quartiere di prima del 23 ottobre. Non avrebbe avuto niente di strano, finché non la si fosse osservata da vicino. La gente lo prendeva in giro per il suo ottimismo. Se non altro, offriva loro un motivo per distrarsi dall'orrore del suo aspetto. La faccia non si considerava un ottimista, ma un realista. Esempio rivelatore, Slowtown stava diventando più pulita. Lui aveva trovato il morbido di oggi grazie a una lattina arrugginita in un vicolo. Chi si ricordava di quando i canali di scolo di Slowtown erano pieni di lattine e di posate e di fornelli, sturalavandini, riloghe per le tende e tastiere di computer? Old Mud non aveva una squadra di santi spazzini. Gli zombie facevano da soli. Slowtown non sarebbe mai stata un bel posto. I palazzi marcivano insieme ai loro occupanti. C'erano un sacco di legni, di stracci e di copertoni lì, ma la faccia era convinto che proprio per questo gli zombie lasciavano fuori cose come una confezione di pile non ancora aperta. Stavano mettendo in ordine. Udì un tintinnio e scorse la catena arrugginita attaccata alla caviglia, mentre il morbido veniva messo sulla barella. Solo Etta Hoffman parve notarla. Sì, i morti avevano 1000 motivi per temere i vivi. Nessuno nella squadra di recupero di quel giorno sembrava contento della presenza di Hoffman. Perfino Charlie Rukowski pareva infastidita dal fatto di dover fare il suo lavoro e nello stesso tempo sorvegliare la bibliotecaria. La faccia la pensava diversamente. A lui Hoffman piaceva. Il modo in cui studiava il suo volto senza ansia o scortesia. Era onesta quasi quanto lui. La faccia trascorreva la maggior parte del tempo libero in sua compagnia. Adorava la biblioteca nuova. Fra i suoi difetti più importanti come giornalista c'era la mancanza di interesse per la storia. Adesso, a 50 anni, lo stesso cambiamento che aveva visto in suo padre e in suo nonno si verificava in lui. All'improvviso voleva leggere soltanto su Frederick Douglass, Margaret Thatcher e JFK. La biblioteca nuova aveva libri su tutti loro. Oltre al piacere che provava nell'imparare chi era Nat Turner, perché diamine era scoppiato il Watergate e quando esattamente aveva avuto luogo la guerra di Corea, la faccia era spinto a tornare dall'archivio Hoffman. Era incredibile. I nuovi anni bui erano stati un periodo di alienazione galoppante. Tutti quelli che conosceva erano spariti insieme alla possibilità di trovare altre persone. Le voci nella testa che diventavano reali. La schizofrenia che diventava un salvagente. L'archivio Hoffman di racconti del nuovo mondo restituiva quegli anni. La strana abitudine della compilatrice di cancellare le sue domande si rivelava una mossa geniale perché le registrazioni fornivano la pura voce degli intervistati. Quando la faccia leggeva, quelle voci si levavano intorno a lui. Gli spiriti riemergevano delle tombe in rovina. Sentiva le loro mani nelle sue, che lo tiravano su. Condividevano i loro desideri concreti e i loro piccoli successi. Dopo quello che tutti chiamavano il maledetto anno 6,
Ogni voce era una palata di terra che riempiva un buco della storia. Quando Etta Hoffman era arrivata a Fort York e i residenti avevano cominciato a raccontare le loro personal histories, si erano colmati buchi grandi come le tombe di zombie del generale Spaulding. La faccia scoprì che elefanti e delfini erano entrati a far parte del club degli inaffidabili, benché fossero stati i topi e i cani a costringere gli esseri umani a cedere del tutto il mondo agli zombie. A partire dall'anno 7, anche i rifugi resi a prova di topo con il catrame caldo e puzzolente cominciarono a marcire come piaghe in un'America che per il resto si imbelliva con incredibile rapidità. Insieme agli esseri umani uscivano di scena un'industria rapace, uno sviluppo avido, progressi spietati, una vorace produzione di carne e un inquinamento insensibile. Non veniva costruito niente che fosse più alto degli alberi, non veniva creato niente che fosse più veloce di un cavallo, non veniva eretto niente a separare un pezzo di terra dall'altro, niente marciapiedi, niente strade, niente cancelli, niente recinzioni, niente muri. La natura, torturata da 500 anni, percepì un'opportunità e la colse. La faccia, come chiunque, vedeva tutto questo solo di sfuggita, ma gli bastava. Le piante eruttavano come vulcani, rivestendo il paese come una lava policroma e inseguendo la faccia attraverso le regioni carbonifere, che adesso lasciavano il carbone dove si era formato. Le erbe di 10 diverse sfumature di verde, felci, ginepri, salvia, acetosella, pino, alghe, si diffondevano sul terreno, inghiottendo parcheggi e campi da golf, spuntando nelle crepe delle strade, gonfiandosi in rivestimenti folti e fruscianti. I cespugli esplodevano, i girasoli formavano eserciti felici, vigne e edere abbattevano quello che potevano, e nascondevano tutto il resto. Semafori, cartelli stradali, interi isolati cittadini, gigli e tulipani e narcisi di colori mai visti prima trasformarono l'America nella tavolozza di un pittore, ricordando alla faccia che da bambino aveva pensato che i fiori veri erano molto più belli di quelli su tela. Il muschio si diffondeva come un incendio in un bosco, e così facevano le fiamme vere, senza alcuna nemesi. La faccia costeggiò intere città, Roanoke, Cincinnati, annientate da incendi incontrollati. Quello che doveva bruciare, bruciava, e quello che ricresceva era fecondo e brulicante. Gli animali, non più cacciati o rinchiusi o trasformati in ammassi imbelli, correvano, frusciavano e strisciavano in quel nuovo paradiso, che i loro cervelli primordiali riconoscevano come tale. La faccia a volte li vedeva viaggiare veloci lungo le strade, branchi di lupi lunghi mezzo chilometro, masse di ragni come coperte di lana di roccia, serpenti così numerosi che si increspavano come le onde del mare. L'archivio parlava di epiche battaglie per la supremazia nelle Everglades, alligatori di 7 metri contro pitoni di 12, nonché di rapide distruzioni a opera di creature come la locusta delle montagne rocciose, che tornava dalla quasi estinzione a desertificare i terreni agricoli di interi stati. Nell'anno 10, nuove varietà di animali, se non addirittura nuove specie, venivano avvistate. Orsi biondi, aquile dalle piume azzurre, rane scarlatte, cani della prateria con quelli che sembravano corni. Quante volte era stato detto nelle interviste dell'archivio, quante volte l'aveva pensato la faccia? L'Eden era tornato. E come da programma, l'uomo e la donna ne erano stati esclusi. Mentre nell'America settentrionale fioriva un giardino meraviglioso, i vivi potevano solo guardarlo stando sulla soglia delle loro squallide capanne. Mentre loro si riparavano, le sentinelle zombie proteggevano la natura con un assedio paziente, circondando tutti i luoghi in cui percepivano la presenza umana, arrotando le mandibole e colando liquami dalle loro viscere in putrefazione. La solitudine andava bene fino a un certo punto. La faccia passò 18 mesi senza posare gli occhi su un altro essere umano vivo. Alcuni al forte dichiaravano di aver trascorso così 3 o 4 anni. Quello era stato il periodo peggiore. La faccia si sentiva un verme, strisciava sulla pancia per trovare piante commestibili, metà delle quali poi le vomitava. Si rannicchiava in una serie di miserabili rifugi,
troppo debole per scacciare le mosche richiamate dai suoi stessi escrementi. Torturato da un intoccabile paradiso in fiore, vicino quanto bastava per sentire l'odore salato del muso dei mammiferi e il sapore del polline. Non era un'esistenza umana, e forse era proprio questo il punto. Forse gli esseri umani dovevano vivere per un po' come larve, per ricordarsi com'era l'esilio. L'archivio confermava la sua impressione che l'anno 11 avesse segnato l'incerta ripresa dell'umanità. Ricominciarono da capo, tutti insieme, come se collettivamente annusassero la fine della tempesta. Ai tempi della WWN i numeri degli zombie erano decisamente sfavorevoli. Adesso erano cambiati. Con così poche persone rimaste al mondo, la maggior parte delle quali cremava doverosamente i suoi morti, la popolazione dei non morti non poteva rinnovarsi. Gli zombie cominciavano a invecchiare. Crick crack diventò un suono ben noto. Quelli che tentavano di afferrarti lo facevano senza forza. Sembravano mendicanti che chiedevano aiuto. Con frequenza crescente li trovavi per terra. Come tutto il resto, i cadaveri avevano una certa durata e la fine si stava avvicinando. Tutto perché le persone avevano fatto ciò che non facevano da 2 milioni di anni: stare sedute immobili e non rovinare niente. Anche prima del 23 ottobre il Canada aveva tentato gli americani in cerca di una terra dove le armi da fuoco non venivano distribuite come caramelle e le malattie genetiche non ti distruggevano. Jack Corso era stato un fervente patriota. Aveva cantato l'inno nazionale più forte di tutti. Era stato il primo fra le celebrità della WWN a firmare per gli eventi del giorno del veterano. La faccia, d'altro canto, notava che tutte le bandiere degli Stati Uniti che vedeva adesso erano sporche e strappate. L'anno 11 fu quello in cui verificò le voci che aveva sentito alla fattoria del generale Spaulding. Percorse la Pennsylvania, nella parte orientale dello stato di New York, e attraversò il confine alle cascate del Niagara. Le centrali idroelettriche erano morte, e le rapide, che ruggivano come divinità liberate, si degnarono di lasciarlo passare. Benvenuto in Canada. La faccia sentì dei grugniti da parte di quelli che alzavano la barella. I morbidi non pesavano molto. Questo sembrava originario dell'estremo oriente. I tre zombie sulla sinistra, impegnati con la carne di cavallo, erano un nero, una ragazza bianca e una donna delle isole del Pacifico. Old Maddie rifletteva una diversità simile. La faccia all'inizio ne era rimasto sorpreso. Adesso qualsiasi altra situazione l'avrebbe fatto sentire deprivato di una vitamina essenziale. C'erano gli anziani, quelli di mezza età, i bambini, donne, uomini, persone inclassificabili, persone di genere fluido, intersex, trans, gay, etero, bisessuali, pansessuali, asessuali, allosessuali, aromantici, poliamorosi, neurotipici, neurodiversi, musulmani, cristiani, induisti, buddisti, ebrei, sikh, taoisti, animisti, pagani. Più molti agnostici, atei ancora più numerosi e una drag queen che si faceva chiamare Lady D. Klein. Persone fisicamente, intellettualmente, psichiatricamente e o neurologicamente disabili o compromesse. Era un caso? O una necessità? Nishimura una volta aveva detto alla faccia che si chiedeva se era per questo che erano andati a Toronto, spesso definita la città più multiculturale del pianeta. Un mondo nuovo non poteva somigliare a quello vecchio. Per questo la faccia, apolitico, l'indomani avrebbe dato il suo volto a Nishimura e non a Richard. Le cose non dovevano tornare indietro, neanche un po'. Nishimura reggeva un lato della barella, Charlie l'altro. La faccia sollevò quel che restava del suo mento deforme in un'offerta di aiuto, ma Charlie scosse la testa. Lui si avvicinò comunque. Non lo sapevano ancora, ma fra pochi secondi avrebbero posato quella barella. Si sarebbero accorti che Greer era sparita. La faccia sapeva che l'impulso a ritrovarla sarebbe stato forte, ma niente era più urgente che uscire rapidamente da Slowtown. Un nuovo Eden si stava schiudendo per loro, il che era un bene, ma la faccia ricordava dalla scuola domenicale che nell'Eden c'era una mela che non bisognava cogliere. «Tutte queste strade sono vostre, tranne Slowtown!»
Guardò la squadra di recupero girarsi fra i vetri rotti e le macerie del vicolo. Nishimura procedeva all'indietro, mentre Hoffman sorvegliava con i suoi occhi impenetrabili eventuali interruzioni del festino a base di carne di cavallo. Ebbero un momento di paura quando il tallone destro di Nishimura scivolò giù dal marciapiede. La barella oscillò, l'anello e la catena alla caviglia del morbido si tesero, e due dita del piede si staccarono e caddero nel canale di scolo. La faccia ebbe l'impressione che non solo la barella, ma tutto il mondo si inclinasse intorno al proprio asse, mentre un altro mondo si preparava a fare da contrappeso e a prendere il posto del primo. Tanta speranza e tanto pericolo in un solo istante, la faccia non sapeva se sarebbe riuscito a sopportarli. Sì, brindiamo! Anche la capa aveva una catena che pendeva sull'edicola e ne staccava scaglie di ruggine. La sua faccia era dura, cuoio chiaro con crepe nere di putrefazione. Era vecchia quando era morta, come rivelavano i capelli grigi ricci e divisi in lunghe trecce sfilacciate. Le guance cave e severe, il collo tutto corde, il labbro superiore che pendeva sulla bocca sdentata. Chi era arrivato al forte prima di Nishimura calcolava che fosse morta da 13 anni, il che la rendeva un fenomeno, la zombie più vecchia mai registrata. La gente inventava storie su di lei che sembravano i miti fondativi di una nuova cultura. I bambini facevano disegni in cui lei emanava luce, volava, sorrideva addirittura e faceva altre cose che non poteva fare. Greer pensava che fosse tutto molto più semplice. La capa era stata una delle prime a mettersi seduta, evitando di ammorbidirsi mentre gli zombie che camminavano le cadevano tutti intorno. L'edicola pubblicitaria su cui aveva scelto di sedersi era annerita da anni di liquami delle sue viscere. Macchie simili le spuntavano sotto alle orecchie, al naso e alla bocca, dandole l'aspetto di un guerriero dipinto. Pochi esseri, vivi o morti, mettevano Greer in soggezione, e la capa era uno di loro. «Ci siamo», pensò Greer, «primo passo». Non aveva previsto di parlare con la capa, ma teneva sempre nello zaino delle spille decorative proprio a questo scopo. Si mise l'arco sulle spalle e prese una spilla nera rotonda con scritto in bianco «Resisti». L'assenza di colori era uno svantaggio, per cui la orientò in maniera che riflettesse la luce del crepuscolo. Gli occhi della capa, color argento scuro per l'avanzato stato di decomposizione, erano silenziosi come quelli di tutti gli zombie. Ma le sue palpebre pesanti si alzarono e la bocca si aprì quanto bastava perché ne uscisse un filo di bava grigia. Greer girò la spalla, mostrando la punta rugginosa. La capa osservò con interesse. Greer inspirò. «Ecco la parte rischiosa. Anche i vecchi zombie potevano ferirti se agivi in modo inconsulto. Certe persone ficcavano semplicemente la spilla nella carne della capa, cosa che la lasciava indifferente, ma Greer non voleva rischiare che si arrabbiasse». Facendo attenzione a evitare i liquidi appiccicosi, afferrò delicatamente il cappotto di lana marrone della capa, attaccò la spilla e si allontanò, espirando rumorosamente. La parte pericolosa era finita. Nessuno sapeva chi fosse stato il primo ad accorgersene, ma alla capa piacevano le spille di plastica colorata o di metallo smaltato. Come fiori immortali, coprivano quasi tutto il suo cappotto. La maggior parte esprimevano una certa tendenza. Quella era di Queen Street, Toronto. Trans People Matter, oro brillante. Feminist AF, rosa opaco. Stay Green, sul simbolo del riciclo. Love is Equal, due nuvolette sorridenti collegate da un arcobaleno. Il mare è ancora ammalato, azzurro e a forma di boccia per i pesci. Greer non sapeva come valutare «sì, brindiamo» di un bel giallo chiaro. Erano i colori accesi quelli che piacevano alla capa. Ecco tutto. «Bene», sospirò Greer. «Secondo passo». Dalla tasca posteriore tirò fuori la pagina di una rivista ripiegata. Anni prima, mentre attraversavano Cleveland, lei e Muse avevano trovato la Rock and Roll Hall of Fame,
vittima di un incendio che aveva dimezzato l'inconfondibile piramide dell'edificio. I reperti in primo piano erano ridotti in cenere, ma gli uffici e gli archivi erano intatti. Tutte le cose utili erano state portate via, ma restavano centinaia di cestini di cartone grigio. E mentre Greer sorvegliava gli zombie in avvicinamento col suo arco, Muse alzava i coperchi e prendeva vecchie riviste. Una la prese solo per farla divertire, una copia di Living Blues con su il profilo del King Kong di New Orleans. La rivista non durò molto. In Ohio scese il freddo e niente era troppo prezioso quando c'era bisogno di un falò. Ma Greer aveva conservato la foto a tutta pagina di Muse e solo uno strato di tessuto la separava da lei. La mostrò alla capa. La vecchia zombie era incantata dalla spilla «Resisti», ma alla fine notò la pagina e l'afferrò con le dita ad unche. Greer si morse le labbra mentre le ossa della capa facevano dei buchi nella foto di Muse. Sentiva ogni puntura, come se Muse la toccasse per l'ultima volta. Labbra, gola, seno, sesso. «Questo è Muse», disse, sentendosi stupida. La capa aggrottò la fronte. «Bello, eh?» La pagina tremò fra le mani che la stringevano. Greer scorse un piccolo strappo in fondo alla pagina e pregò che resistesse. «Gli ho chiesto cosa ci faceva in un museo del rock and roll quella merda blues, e lui si è offeso e ha risposto che c'erano un sacco di bluesmen lì. Buddy Guy, Muddy Waters, Lead Belly, altri nomi stupidi che non ricordo.» La capa avvicinò la pagina a pochi centimetri dagli occhi pieni di muco e dalle labbra ulcerate che colavano un liquido color prugna. Lo strappo nella pagina cominciò a correre verso il centro del corpo di Muse, come il coltello del padre di Greer quando scuoiava un cervo. Greer si sentì emettere un gemito e per il proprio bene si affrettò a mascherarlo. «Ho sentito delle voci. Qualcuno ha detto di aver visto delle bucce di mela qua fuori, degli avanzi di fragole. Ho sentito un ragazzo che, scherzando, diceva di aver visto una cacca e giurava che era umana. Ci sono stati anche segni di falò, cerchi anneriti. A Muse piaceva accendere il fuoco con delle sterpaglie e una 9 volt. Faceva dei cerchi simili.» La capa premette la faccia sulla pagina. La spina dorsale infossata si inarcò brevemente mentre l'annusava. Le sue numerosissime spille si urtarono tra loro e la catena che aveva la caviglia tintinnò contro l'edicola. Il suo naso putrefatto si infilò nello strappo e lo allargò fino al collo di Muse. Greer trattenne il fiato. Muse aveva il coltello alla gola. La spilla «Resisti» era stata una misera offerta, lo sapeva, e se doveva supplicare, avrebbe supplicato. «Per favore, capa, per favore. Si chiama Muse. Quella è la sua faccia. L'hai visto?» Greer indicò la pagina, Queen Street, il proprio cuore. «Muse, ne ho bisogno. Puoi aiutarmi? Per favore.» La pagina, la strada, il suo cuore. «Per favore.» La capa alzò il naso, finendo di lacerare la foto con un rumore umido. Greer sussultò. Un naso che si alzava voleva dire una testa che si alzava. Gli occhi annebbiati della capa erano fissi in quelli di Greer, un vuoto derisorio. La zombie chiuse i pugni e Muse vi cadde dentro. Le due metà vennero stropicciate, proprio come temeva Greer. Muse da 15 anni era diviso in due, il combattente e il pacifista, ma soddisfatti l'uno dell'altro, entrambi in lotta per regnare su King Kong. Adesso era tutto finito. Qualcosa nel volto della capa cambiò. Gli zombie di solito non esprimevano emozioni che non fossero sorpresa o frustrazione. Espressioni più strane erano attribuite ai nervi che si attivavano all'interno dei cervelli in decomposizione. Qui fu una semplice contrazione, e solo la sua posizione fece dubitare Greer. Il nodo di rughe all'angolo delle labbra sembrava un sorriso trattenuto. «Sei una stupida.» La capa mosse languidamente gli occhi. Se Greer si aspettava un aiuto, e in verità non se lo aspettava,
Immaginava che sarebbe giunto sotto forma di un gesto, a est o a ovest di Queen Street, o magari a nord, oltre la circonvalazione di Slow Town. Ma la capa guardò nel negozio di ciambelle alle sue spalle. Greer fissò i due piani di appartamenti, poi si concentrò sul negozio buio. La struttura metallica contorta della tettoia si prolungava nel negozio come i rami in una foresta. Le piastrelle di fibra naturale erano cadute da tempo, gonfiate e rammollite dalla pioggia e ridotte in crostazioni a nido d'ape. Il colore pastello delle pareti si vedeva ancora, ma si era sfaldato come la pelle degli zombie. Pezzi di tavoli e di sedie erano ammucchiati davanti a una vetrinetta senza più vetri, e sopra un distributore d'acqua rotto era appeso un menù la cui scritta col gesso si era sfuocata e assomigliava a una nebulosa cosmica. Greer si chinò per guardare meglio. Dietro la fontanella sfondata, dietro a un bagno da cui spuntavano schegge di ceramica, c'era una porta con la scritta «Stuff Only». Guardò di nuovo la capa. Di nuovo quella contrazione. Forse non era stata una stupida. Forse era stata molto intelligente. Non sarebbe stata la prima volta che Muse si affidava all'aiuto di un estraneo più vecchio. Bastava chiedere a Will e Darlene Lucas. Greer avrebbe voluto chiedere altro alla capa, non solo su Muse, ma su tutto, sui segreti della vita e della morte. A un tratto sembrava possibile che la vecchia zombie potesse fare qualunque cosa, ma non osò perdere tempo. Nishimura e gli altri ligi alle regole come lui dovevano essere messi alla ricerca. Comunque la capa aveva finito. Rilassò i pugni ossuti e i due pezzi della foto di Muse caddero sul marciapiede, ridotti a rifiuti. Mentre lei chinava la testa rinsecchita per guardare ancora una volta la sua nuova spilla. Greer entrò nel negozio di ciambelle. Il freddo di novembre divenne cattivo come a febbraio. «Resisti», si disse, «resisti alla tentazione di voltarti indietro, resisti alla tentazione di scappare, resisti alla tentazione di rinunciare alla speranza». I suoi stivali scricchiolavano sulle piastrelle polverizzate, sibilavano sui pezzi di stucco, grattavano attraverso le schegge di ceramica. Si fermò, chinò la testa, chiuse gli occhi e sentì qualcosa. Forse era pazza. La gente lo diceva da quando era nata. Ma doveva fidarsi delle sue orecchie. «Sì, brindiamo!» pensò e rise. E sentì la paura che le arrivava fino alla punta delle dita. Dietro la porta con la scritta «Stuff Only» in cima alle scale, le parve di udire il lento suono sommesso delle prime battute di quella canzone di protesta mai conclusa. Walk away. Il leone e la colomba. Personal History, trascrizione numero 1284. Luogo: Biblioteca Nuova di Fort York. Soggetto: Greer Morgan. Intervistatore: Etta Hoffman. Giorno e ora: 4549, 16 e 10. Note: prima dell'intervista il soggetto era bellicoso e faceva commenti critici rispetto al procedimento. Anche no. Non capisco che importanza abbia. Abbiamo cominciato tutti da qualche parte. Qualche parte che non esiste più. Ah sì? Beh, si sentono dire un sacco di cose. Ho sentito che da qualche parte gli zombie guidavano auto da corsa. Ho sentito che il continente australiano era tutto in fiamme. Ho sentito che la stazione orbitale era caduta in Brasile. Davvero? Non mi sta pigliando per il culo. È caduta su una città. Cazzo. Va bene. Va bene. Immagino che sia andata come le hanno detto. Qualcosa di vero almeno c'è. Ma non era nostra intenzione. Muse e io non volevamo diventare famosi. Uno fa quello che deve e a volte capita che sia proprio quello di cui c'è bisogno. Iowa, innanzitutto. Non ero mai andata in Iowa. E il confine era un'ora a nord di Bulk. Se volevo guardare il mais ce n'era già tanto in Missouri. Ma Muse ha detto che dovevamo prendere mia madre. Non so bene perché. Deve chiederlo a lui.
Non che me ne fregasse niente. Era in galera. Un posto di nome Blue Father. Penso che ci servisse una meta. E poi... cazzo, non lo so. Forse la fine del mondo è quando le cose passate sono davvero passate, capisce? Avevamo un sacco di cose passate in comune. Io e la signora Vienna Morgan. Così abbiamo trascinato il culo fin lassù. Ci abbiamo messo un anno intero, cazzo. E non scherzo. Eravamo a piedi nell'anno uno. Cosa vuole che le dica? Che stavamo abbracciati e prendevamo il tè e tutte quelle stronzate sulla vita? A mezzo miglio di distanza ci siamo accorti che Blue Father formicolava di occhi bianchi. Dovevo imparare a fare delle frecce prima di poterci avvicinare. Ci pensi, signora? Se le dicessi di fare una freccia, da dove comincerebbe? Glielo dico io, cercherebbe un pezzo di legno a forma di freccia, ecco da dove. Una volta che ti metti a guardare, vedi legni da freccia dappertutto. Le culle, i seggioloni, i cancelletti. Quando è che abbiamo cominciato a circondare di frecce i nostri bambini? Misuri, raspi, tagli, scartavetri, fino a farti sanguinare le mani. Le piume le ricavi dai coperchi dei contenitori di plastica, le infili nelle fessure, usi il nastro isolante per tenerle ferme, fai un incavo per la corda. A questo punto tagli un pezzo di metallo e lo attacchi sulla punta. Ci vogliono giorni, signora. Questa era la mia vita, la mia cazzo di vita. Certo che l'ho trovata, non è stato difficile. Gli zombie di Blue Father erano un casino, tutti deformati allo stesso modo, il petto sfondato e il naso appiattito. Muse e io ce lo siamo immaginati. A quanto pare, prima di filarsela, i carcerieri avevano sparato a tutti i detenuti attraverso le sbarre. Perché no? Erano la feccia della terra, giusto? Pam, pam, pam. Naturalmente, tutti quei detenuti si sono trasformati in zombie e nel corso dell'anno successivo si sono infilati tra le sbarre delle celle. Una volta putrefatti sono scivolati fra le sbarre. Quindi ce n'era una quantità, ma erano piatti come tante frittelle e strisciavano per terra. Potevo colpirli a distanza ravvicinata, recuperare la freccia e così via. Se si aspetta la grande scena del ritrovamento madre e figlia, le dico subito che ho trovato mia madre che si contorceva per terra come un'anguilla. Alla nuca. Io me ne sono fregata. Perché dovrebbe preoccuparsene lei? Quando conoscerà Muse capirà. Non mi ha aiutato un cazzo. Era solo l'anno due e stava già facendo il pacifista. Secondo lui, il modo in cui reagiamo gli zombie è una specie di prova. Non mi interessa, è un pazzo. Se avessi un cervello nella testa l'avrei mollato nell'Iowa. Gli dicevo, se pensi che gli zombie non siano pericolosi è perché ci sono io che li ammazzo, mentre tu strimpelli tutto il giorno la tua maledetta canzone di protesta. Sono io che protesto, bastardo. È come fare il pacifista quando non sei tu a sporcarti le mani di sangue. Ma non ci provavo neanche più. Non ha mai cercato di impormi la sua filosofia, questo devo riconoscerlo. Per il resto lavorava quanto me, forse di più. A Walk Away, la canzone a cui non smetteva mai di pensare, era buona. La parte che mi ha fatto sentire era perfetta. Questa è un'altra cosa che imparerà a proposito di Muse. È davvero difficile odiarlo, e mi creda, ci ho provato. Penso di sì, ma lei usa parole che io non userei mai. Non abbiamo deciso di cambiare le cose. L'epoca di queste cazzate era finita. Tentavamo di arrivare in Rhode Island, dove Muse aveva dei parenti. Solo che abbiamo scoperto che il Rhode Island era molto, molto lontano. Non si arriva nel Rhode Island senza prima passare per 100 altri posti. Ed è così che è cominciata. Da qualche parte in Mississippi, forse. Quella merda si è spostata a sud molto velocemente. Parlo dell'anno 3, e già la gente usava questa storia come una scusa per fare tutte le porcherie che aveva sempre sognato di fare. Era un campo da baseball, uno stadio di provincia, e io ho avuto subito una cattiva impressione. C'erano delle teste piantate su dei pali. Era la prima volta che le vedevo.
ma c'era odore di cibo, per cui li abbiamo pregati e loro ci hanno fatto entrare. E mentre salivamo le scale sembrava tutto ok, ma quando ci siamo seduti all'ultimo piano ci siamo accorti che c'era una gerarchia nei posti, come quando si compravano i biglietti per una partita. I posti buoni erano vicini al campo. È lì che c'era il buon profumo delle grigliate. Ma su, dove eravamo noi, la gente sveniva per la fame e si ammazzava per un pezzo di pane. Alcuni si trasformavano in zombie e venivano trascinati giù in una gabbia in fondo al campo. Il recinto del lanciatore, diceva Muse. Sì, e non ci è mica voluto molto. Si capiva così chi comandava in quel posto. C'erano degli uomini che per avere qualcosa da mangiare si facevano pisciare addosso. Donne costrette a fare pompini. Cazzo, certo, ho preso il mio arco. Quegli stronzi erano troppo stupidi, non me l'avevano confiscato. Peggio per loro, ho cominciato a colpirli dall'alto. A Muse andava bene, come? Quando ammazzavo dei cattivi, dei vivi, non faceva una piega. Ho usato tutte le frecce che avevo e sembrava che avessi fatto un grande slam. Lo stadio era tutto in piedi, tutti gli ultimi posti mi sono venuti intorno e ci siamo fatti strada fino in basso. Non racconto balle, è stato bellissimo. Avere dietro un esercito era davvero bellissimo. Certo che ha rovinato tutto. Rovinare le cose era tipico di Muse. Mentre noi conquistavamo il castello, lui ha fatto uscire gli zombie dal recinto, dicendo che li aveva liberati. Dopodiché sono scappati tutti. Ho fatto cadere qualche testa dai pali mentre uscivo, puoi scommetterci. Quando siamo stati a circa 3 chilometri, gli ho detto quello che pensavo. Non puoi scatenare gli occhi bianchi proprio mentre il mio esercito va all'attacco, cazzo. Ma non è servito a niente, come al solito. Tu combatti le tue battaglie e io le mie. Ecco perché gli altri ci hanno mollato. Qualcuno ci aveva seguito dallo stadio. Immagino che cercassero una guida, ma Muse li ha spaventati. Pazienza. Non ho mai visto un gruppo di più di 2 persone che non sia scoppiato alla fine. Qui? Vedremo. Ho i miei dubbi. Credo che sia bastata la storia del baseball. Nel posto in cui siamo arrivati dopo avevano sentito parlare di noi. Ho fatto lo stesso. Ho sistemato quello che c'era da sistemare. Ho colpito quelli che dovevo colpire e poi l'ho rifatto ancora e ancora. Ben presto la gente che incrociavamo per strada sapeva come chiamarci. Il leone e la colomba. Naturalmente pensavano che la colomba fossi io. Li mettevo subito in riga. Per più di molte delle cose che sapevano di noi, come quelle che ha sentito lei, non sono vere. Immagino che sia lo stesso per Jesse James o Billy the Kid. La tua reputazione diventa un mucchio di esagerazioni e tu sei costretto ad adeguarti. Questo si dà il caso che sia vero. Beh, la maggior parte li abbiamo salvati. Comunque sì, credo che anche questo sia vero. Beh, cazzo, non ho detto che erano tutte balle. C'erano delle situazioni che andavano affrontate. Sono sicura che c'erano altri eroi là fuori. Ma probabilmente avevano delle armi da fuoco, e le armi da fuoco hanno bisogno di munizioni. Io probabilmente ho scelto l'arma giusta. Una volta preso confidenza, sono diventata più creativa. Non tiravo solo frecce, sa? Mi mettevo a capo delle rivolte. Aizzavo i cani addestrati contro i cattivi, prima che i cani diventassero zombie. Ho lanciato macchine cariche di TNT contro muri che impedivano alla gente di prendere da mangiare. Avevo un battaglione di ragazzi a Springfield, Illinois, sugli skateboard. Possiamo passare in rassegna 10.000 storie se vuole, ma l'importante è che cercavo di fare quello che era giusto. Fadil Lolo diceva che avrebbe dovuto restare con la sua gente, ed è quello che cercavo di fare io, di combattere per la mia gente. E non intendo i neri, intendo la gente che aveva bisogno di aiuto. Oh, solo un conoscente. Probabilmente non ha resistito neanche un giorno. Non ha voluto la Schwinn, non ha voluto il macete. Noi lo chiamavamo scarso istinto di sopravvivenza. Se c'è una cosa che non mi mancava era l'istinto. Se eri nera, ai cosiddetti bei tempi andati, se eri una donna, sentivi la violenza tutti i santi giorni. Esalava da metà di quelli che incrociavi per strada.
Vederla chiaramente era quasi un sollievo. L'unico problema era che la nuova violenza era così selvaggia che la gente poteva far finta che la vecchia non fosse mai esistita. Un sacco di bianchi erano felici di conoscermi quando li liberavo. Dov'erano prima del 23 ottobre? Questa è la prima domanda buona che mi fa. Sì, cazzo, era il contrario. Nessuno usciva da quelle situazioni senza pagare un dazio. Abbiamo trovato qualche gruppo di neri e magari lei pensa che Muse e io ci siamo inseriti bene con i nostri simili. Ma non è così che funziona, signora. Lo speravo. Anch'io dicevo, beh, ottimo, sappiamo tutti cosa vuol dire lottare. Siamo meno legati ai vecchi centri di potere. Magari siamo destinati ad avere successo. Ma alla fine si arriva sempre allo stesso punto. Tutti si mettevano a tagliare teste e a piantarle in cima ai pali. L'ultima volta che ho visto Conan, mio fratello, diceva cose come «Adesso possiamo essere qualunque cosa, possiamo fare qualunque cosa». «No, Conan, non possiamo. Neanche qui nel tuo amato forte. Ascolti bene quello che le dico. Alla fin fine siamo tutti stupidi». Parlo come Muse. Beh, lui era già famoso, per cui immagino che non sia una colpa se non era troppo emozionato per questo. La gente ci scattava sempre delle foto, soprattutto a me. I cellulari erano morti, ma le macchine fotografiche funzionavano e diventavano dei piccoli album. Le portavano in giro finché qualcuno con un generatore non gliele caricava. Per farmi una foto la gente doveva cancellarne un'altra. Affanculo quello che pensava Muse. Per me è importante quando la gente ti prende a cuore. Io ero abituata a vivere in un cesso di nome Sunnybrook e questa donna, la signorita Magdalena, mi chiamava Mi Corazon. Che c'è di male se rivolevo un po' di quell'affetto? Sto sulla difensiva perché so di cosa vuole parlare. Tutti qui aspettano che io chieda scusa per Saint Croix. Ma voi del forte potete baciarmi il culo. Non siete diversi da quelli che credevano alle leggende del leone e della colomba. Ragazzi, non dovevo accettare questa cosa. Non devo dimostrare un cazzo di niente a voi. No, andiamo avanti. Saint Croix, parliamone di questa merda. Era una delle situazioni peggiori che avessi mai visto, tanto per cominciare. Roba da fumetto. Teste piantate su dei pali tutto intorno, non c'è bisogno di dirlo. Bianchi biondi che portavano in giro il cazzo mentre le donne stavano chiuse nei granai come animali. Tutti i progressi che le donne avevano fatto in passato. Eravamo così stupide da pensare che gli uomini ci sostenessero. Nei granai, a fare figli. Saint Croix era pronta per il leone. Cazzo, sì, sono entrata ruggendo. Le sue mappe sono esatte, a proposito. Ossier National Forest, Indiana. Niente truppe da radunare stavolta. Ho dovuto fare come Jason Bourne. Avevo un secondo arco a quell'epoca, un Elite Pure, preso in un negozio di articoli sportivi. Morbido come il burro, silenzioso come un sussurro. Meglio di qualsiasi cosa si fosse mai potuto permettere mio padre. Muse non usava le armi. Va bene, ma me le portava lui. Ho fatto all'antica. Era ottobre, potevo tirare fra gli alberi. Tiravo e correvo, tiravo e correvo. Non colpivo neanche le persone, colpivo le loro cose. È il metodo migliore per far incazzare degli uomini. Depositi di acqua, gomme d'auto, finestre, esplosioni dappertutto. Loro non capivano da dove veniva il pericolo, così si buttavano a terra. Ho ridotto quel posto a una città fantasma in mezz'ora. E penso di essermi lasciata prendere la mano. Ho esagerato un po'. Cosa vuole che le dica? Io sono il leone. Sono Diana, dea della caccia. Ho sbagliato i calcoli, ok? Perché credevo di fare la cosa giusta. Fino a quel momento avevo sempre fatto la cosa giusta. In mezzo al bosco c'era un deposito di zombie. Probabilmente il migliore che avessi mai visto, con forse 30 o 40 occhi bianchi, tutte teste destinate ai pali. Non so se Saint Croix era il centro mondiale della produzione di filo spinato o cosa, ma quel deposito era talmente ricoperto di filo spinato che uno zombie sarebbe stato ridotto a pezzi prima di venirne fuori.
E sapevo, lo sapevo, cazzo, che se avessi lasciato Muse da solo per 5 minuti avrebbe liberato quegli zombie. E non volevo dover affrontare quella merda. Non volevo che le donne di St. Croix dovessero affrontare quella merda. Così ho mandato Muse ad aprire tutti i granai. Mentre io mi sono inventata una scusa e ho dato fuoco alla foresta. Lo ammetto. È contenta adesso? Greer Morgan ha incendiato St. Croix. L'ho già detto. L'inizio di ottobre. Tutto secco. Gli zombie sono andati come carta e poi tutta la foresta ha preso fuoco. Incendi a catena. Il cielo pieno di fumo. Buio in pieno giorno. Le donne si sono messe a correre, tutte sporche, un bel po' incinte. Ma non mi hanno visto, si sono agitate, come capitava spesso all'epoca. Si sono messe a correre proprio verso il fuoco. Come facevo a saperlo? Me lo dica lei. Solo quando Muse mi ha trovato, sembrava un morto. La sua faccia, non mi serviva vedere altro. Poi ho capito. Avevamo gli uomini là, le donne là. Chi mancava? I bambini erano a scuola quando è scoppiato l'incendio. Abbiamo tentato di intervenire, naturalmente. Ma gli unici bambini che abbiamo visto... Vuole che le faccia il quadro? Quanti dettagli le servono per il suo libretto? Vuole che le dica dei bambini di 4 anni che correvano in giro coi capelli in fiamme? Di quelli di 10 con le facce che si scioglievano? Cosa vuole sapere di preciso, signora Hoffman? Chiarissimo, più di così. Avrebbero preferito passare tutta la vita in quei granai piuttosto che arrivassi io ad arrostire vivi i loro bambini. Ma non potevo ancora andarmene. Avevo un altro compito. Dovevo uccidere quei bambini. Cos'altro potevo fare a quel punto? Lasciarli morire bruciati? Lasciarli tornare come zombie? Muse mi porgeva le frecce e io tiravo. Non ho mai tirato così male in vita mia. Le piume erano tutte bagnate perché Muse stava piangendo. Ma non gliene faccio una colpa. I bersagli erano piccoli, molto piccoli. Il fumo è rimasto visibile per giorni, come se avessi dato fuoco all'intero pianeta. C'era più verità sul leone in quel fumo che in tutte le parole che avevano mai detto. Se cominci a credere a quello che dicono di te, succede così. Non è che sbagli, sei dannata. Non c'è altro da dire. Forse una cosa. C'è stata una zombie che è saltata fuori mentre stavamo lasciando la città. È saltata fuori dal fumo e mi ha preso. La carne degli zombie dovrebbe essere fredda, lo sa? Ma questa friggeva a causa dell'incendio. Per di più la pelle era tutta strappata perché era passata attraverso il filo spinato. Una zombie dall'aria molto strana. Aveva quelle gambe di metallo per correre. Credo che fosse per questo che era così veloce. E come delle accette ai polsi. Mi ha preso l'arco di mio padre e l'ha guardato in modo curioso, come se lo riconoscesse. Ha incoccato una freccia, da esperta. Io ho preso l'Elite e abbiamo tirato insieme. E sa cosa è successo? Che le due frecce si sono scontrate. In volo. Noi abbiamo fatto un passo indietro e siamo andate ciascuna per la sua strada. Lo so che sembra una follia. È davvero successo? Stavo pensando ai bambini, non ne sono neanche sicura. Un cartellino col nome? Non lo so, signora. Era scuro. Le cose non sono state più le stesse fra me e Muse, dopo. No. Le cose non sono state più le stesse per me, dopo. Lui era gentile. Era davvero gentile, cazzo. Era davvero gentile e mi sosteneva. E io lo trattavo come una merda. Perché mi vergognavo. Gli dicevo di smettere di trattarmi come una bambina. Di comportarsi da uomo una buona volta. Gli dicevo di smetterla di lavorare a Walk Away, perché tanto non l'avrebbe mai finita quella merda di canzone che mi dava il nervoso. Una cosa crudelissima, ma lui non ha mai smesso di prendersi cura di me. Cazzo, perché non riesco a dirlo? Non ha mai smesso di amarmi.
Quindi, in ogni caso, sono contenta di essere qui. Fort York, Old Muddy, come lo chiamate, sono contenta che non abbiate nessuna testa su un palo, capite? Il fatto che a comandare non sia un gruppo di bianchi è un di più. Appena finiamo qui, sbattetemi fuori, se volete, me lo merito. Ma Muse si merita un posto come questo. E forse anche voi vi meritate lui. Ah sì, il Rhode Island. Will e Darlene erano morti, naturalmente. Will aveva una tomba, una bella croce di legno. E Darlene era sul letto, morta morta. A quell'epoca Muse aveva sentito parlare del Canada. Mentre io cercavo un nuovo posto dove fare l'eroina, lui faceva il contrario. Non gli ho detto niente per questo. Gli esseri umani erano spariti dalla scena in ogni caso. Così siamo venuti su. Ed eccomi qui. Vi chiedo di accogliere Muse. Vi sto dicendo tutta la verità, sperando che lo facciate. Signora, sono nelle sue mani. Era lunedì. Una forte emozione a basso volume. Dopo il 23 ottobre ci si era abituati a questo. Facce violacee, labbra coperte di bava ed espressioni sprezzanti diventarono segni di rabbia e paura. Charlie vide la contrattura sulla faccia di Nishimura, quella che un tempo gli altri marinai avevano definito incandescenza. Lui annuì per dirle di mettere giù la barella. Charlie lo fece e si volse a guardare il sole al tramonto. La faccia scrutava Queen Street. Hoffman faceva lo stesso. Nishimura entrò nel campo visivo di Charlie e si fermò in mezzo agli altri due. Due, non tre. Dovevamo muoverci prima. A Toronto, in novembre, la notte calava verso le 5. Se volevano essere di ritorno al forte per quell'ora, avevano al massimo 40 minuti per capire cos'era successo. Nishimura si guardò alle spalle. Rukowski, ti ha detto niente? Charlie scosse la testa. Si sentiva una merda. Era stata inquieta per quel lavoro da quando aveva visto il nome di Greer Morgan sull'elenco. La povera donna era in lutto, lo vedevano tutti. Per Greer questo non significava singhiozzare a letto, ma dire, cercare, pianificare e fare preparativi. Charlie credeva che Old Muddy avesse instillato in Greer una tranquillità che probabilmente non aveva mai conosciuto. Ma un tempo era stata nota come il leone, e i leoni si possono addestrare, non addomesticare. Nishimura si rivolse alla bibliotecaria. «Niente?» Hoffman scosse la testa. «Faccia! Dimmi che sai dov'è!» Charlie ci aveva messo un anno a capire le emozioni dei residui carnosi della faccia. La principale difficoltà, aveva scoperto, era dovuta al fatto che le sue emozioni cambiavano di rado. Era invariabilmente calmo e controllato. Se non fosse stato così doloroso pensarci, l'avrebbe messo subito dopo Luisa Cocella nella classifica delle persone la cui compagnia le era più cara. La diserzione di Greer non influì minimamente sulla compostezza della faccia. L'uomo indicò in fondo all'isolato. «È andata verso la capa!» «Ottimo spirito di osservazione! Come stiamo a cavallo?» «Finito!» E Charlie gli fece eco. «Finito!» Gli occhi di Nishimura lampeggiarono mentre faceva due conti. «Bene!» «Ok, andiamo dalla capa. Non è lontana. Portate il morbido. Charlie e io prenderemo la barella. Tu hai la pistola, faccia, se la situazione dovesse farsi tesa.» Charlie non poté fare a meno di sentirsi rinvigorita. Era uno dei talenti di Nishimura. Di solito parlava chiaro, il che rendeva le sue rare incursioni nel tono militaresco tanto più tonificanti. Le tornò di nuovo in mente Louise, e il modo in cui le ordinava di pesare una ciotola di intestini o di ipotizzare una causa di morte.
La Charlie adolescente, anarchica, sarebbe rimasta sbalordita nell'apprendere che le piaceva ricevere ordini. Ma era così perché le piacevano i lavori ben fatti. Riprese la barella, aspettò che Nishimura afferrasse la sua estremità e l'alzò dopo aver contato rapidamente fino a 3. Gli occhi del morbido tremavano come la pelle di un tuorlo ancora intatto. Da quando era stato fondato l'ospizio, Charlie aveva accudito centinaia di morbidi, sia come direttrice dell'istituto, sia quando era al suo turno come assistente. In questo momento era assistente di un morbido particolarmente straziante, chiamato il piccolo Hedrick. Vedere i morbidi da vicino le spezzava ancora il cuore a volte. Si chiese se la Charlie giovane si sarebbe stupita anche di questo. Forse anche Charlene Rukowski si era ammorbidita? Stabilire il grado di decomposizione post-mortem era parte del suo lavoro a San Diego. I zombie rappresentavano una sfida più ardua, che avrebbe divertito Louise. Il loro deterioramento procedeva più lentamente. Qualcuno teorizzava che dipendesse dal fatto che ingerivano tessuti nervosi con il cervello delle loro vittime. Charlie non era convinta che questa teoria fosse a prova di bomba. I racconti secondo cui gli zombie erano avidi di cervello erano falsi come quelli secondo i quali avevano cartilagine e tendini sufficienti per correre. I livelli di putrefazione, comunque, si potevano mettere in ordine di vitalità. Quell'esemplare era un caso classico. Doveva essere sui 18 anni quando era morto. Gli stadi del rigor mortis, del gonfiore, della liquefazione e dell'adipocera erano cose del passato. Charlie aveva memorizzato l'ordine in cui imputridivano gli organi grazie a un volgare acrostico inventato con i compagni della facoltà di medicina. Lucio Cornelio Silla in molti modi fotte con cautela Paolo Romano volendo eiaculare più di una volta. Ovvero laringe, cervello infantile, stomaco, intestini, milza, mesentere e omento. Fegato, cervello, adulto, cuore, polmoni, reni, vescica, esofago, pancreas, diaframma, utero e vasi sanguigni. In quel morbido tutti gli organi avevano smesso di funzionare. Poiché era rimasta distesa per un po', attraverso la schiena le erano cresciute delle erbe che erano fiorite sul bacino, fra le costole, nel collo e in bocca. Adesso faceva freddo e la materia vegetale si era seccata, ma il fenomeno lasciava sempre senza fiato, come se il corpo degli zombie non potesse fare a meno di riflettere la rinata verzura della terra. Per quanto gli zombie di Slowtown stessero ritirati, a poco, cric, crack, emersero dai loro anfratti per cercare l'origine di quel rumore. Charlie e Nishimura affrontarono l'isolato successivo di buon passo, mentre la faccia e Hoffman correvano davanti a loro controllando le facce raggrinzite che spuntavano al piano terra e dalle finestre dei piani superiori. Charlie era convinta che i loro occhi bianchi si fissassero sui resti del morbido. La capa era seduta sotto la tettoia strappata del negozio di ciambelle. Non si accorse del loro arrivo, ma questo era normale. Charlie e Nishimura posarono la barella in mezzo alla strada e si unirono agli altri nell'esplorazione della zona. Charlie pensò, come faceva spesso, alla velocità con cui la squadra di recupero sarebbe stata circondata se tutti gli zombie avessero deciso di scendere. Decaduti o meno, su quella strada avevano i numeri per vincere. Cosa facciamo? Quello che non faremo sarà correre rischi inutili. È chiaro a tutti? A Fort York esiste il libero arbitrio. Se Greer o chiunque altro vuole comportarsi da stupido e correre dietro al fidanzato, ha diritto di farlo. Erano le cose giuste da dire, ma Charlie sentì la durezza in fondo alla sua voce. Il fatto è che Greer Morgan non era una cittadina qualsiasi. Era il leone, una leggenda. E averla al forte era un simbolo. Anche chi era famoso per la sua violenza si trovava meglio in un posto di pace. Perdere il leone poco tempo dopo aver perso la colomba non avrebbe fatto una buona impressione. Alla vigilia della votazione per i 4 della baracca poteva far apparire Nishimura molto più debole. Greer, maledetta, sibilò Charlie. Maledetta anche lei, però. Da 3 mesi teneva per sé un episodio del passato di Richard che nessun altro conosceva.
Nishimura diceva che, entrando a Fort York, si aveva il diritto di buttare le ortiche e il passato e partire di nuovo. Greer Morgan, per esempio, l'aveva fatto. Quando era venuta fuori questa brutta storia dei quattro della baracca, a Charlie era sembrato che fosse troppo tardi per rivelare quello che sapeva di Richard. Ma avrebbe dovuto farlo. Incominciava a capirlo. Controlliamo. 3 isolati, non di più. Niente richiami, ok? Non avviciniamoci troppo. Camminiamo piano e ascoltiamo. Se sentite qualcosa, schioccate le dita. Stessa configurazione. Charlie e Hoffman a sinistra. Io e la faccia a destra. 10 minuti, poi torniamo. Affermativo? Tutti annuirono. Nishimura fece un passo a sinistra, con uno scatto dei talloni da marinaio, e la faccia lo seguì, silenzioso come un gatto. Charlie decise che quando sarebbe tornata al forte avrebbe detto a tutti di Richard. Per il momento, però, al lavoro. Raggiunse il marciapiede e, con Hoffman subito dietro, cominciò a percorrere lentamente Queen Street. Un negozio di dischi con il pavimento coperto dai frammenti ionici di vinili rotti. Un tea shop con leggero aroma speziato misto al dolce marcio degli zombie. Un negozio di intimo, vuoto tranne che per pochi ciuffi di pizzo e qualche elastico. Charlie avanzava, si fermava, ascoltava, guardava gli zombie che la guardavano e proseguiva, con Hoffman talmente vicina che ne sentiva il respiro. 3 isolati e niente. Nishimura indicò di tornare dove avevano lasciato il morbido e loro ripeterono l'azione al contrario, ma senza convinzione. Nishimura forse seguiva le regole sul suo lato, ma Charlie se ne fregava. Non aveva sentito altro che crick crack e non si aspettava niente di nuovo. Etta Hoffman non credeva nei preamboli. Se n'è andata. Oppure non vuole farsi trovare. In confronto al percorso verso ovest, quello verso est era buio. Alberi, insegne di posteggi e tettoie alle fermate del filobus erano immersi in un cono d'ombra. Le strutture più alte conservavano pezzi delle insegne originali e la luce dorata creava dolci sfumature su vecchie pubblicità di yogurt gelato, telefoni cellulari, dolciumi. La convinzione diffusa era che di notte Slowtown fosse immobile come Fort York. Ma Charlie non era sicura. I crick crack potevano combinarsi per creare lo scricchiolio di un grande falò, mentre putridi percussionisti si stringevano in un nodo rituale. Si stava mettendo paura da sola. Era il momento di parlare. Un'amicizia normale con Hoffman era impossibile, ma Charlie si era affezionata a quella donna strana e stranamente brava, il cui primo viaggio al di fuori del District of Columbia era stato il lungo, pericoloso safari fino a Fort York, con l'archivio al seguito. Durante quel viaggio Hoffman si era attaccata a Charlie con un'avidità inspiegabile e commovente. Le loro età non impedivano a Charlie di considerare Hoffman una sorella minore, addirittura una figlia. La bambina che lei e Louise non avevano fatto in tempo a crescere. Etta, quand'è che cominceranno ad allungarsi le giornate? Al solstizio d'inverno, tra 6 settimane. 6, Cristo. E le giornate più lunghe saranno a luglio? Il 21 giugno. Favoloso. E Luvi farà circolare un promemoria? Non so cosa farà Luvi. Charlie sorrise. Tanto Hoffman non poteva vederla. La bibliotecaria di Old Maddie lavorava troppo, e francamente troppi dettagli sul funzionamento della biblioteca nuova erano solo nella sua testa. Così Charlie le aveva assegnato un assistente, Louvie Lafayette. La ragazza era tutto l'opposto di Hoffman, vivace e insistente. La simpatica e loquace lesbica ventunenne aveva una concretezza che stupiva chiunque fosse cresciuto prima del 23 ottobre. Hoffman reagiva a Louvie come una vespa che le andasse troppo vicina alla faccia, ma Charlie sospettava che avrebbe finito per apprezzarla. Beh, che sia Louvie o tu, facci sapere quando siamo vicino, ok? Certo, l'ho già segnato sul calendario. Di questi tempi tutti abbiamo bisogno di qualcosa per cui vivere.
Prima di arrivare alla MLD, Charlie non aveva mai incontrato nessuno che avesse tenuto un conto esatto dei giorni durante i nuovi anni bui. La cosa migliore arrivata insieme all'archivio Hoffman dei racconti del Nuovo Mondo era avere recuperato il calendario. Dopo aver conosciuto Hoffman e aver saputo del suo archivio, qualcuno al forte le aveva chiesto quasi per scherzo se sapeva che giorno era. Hoffman aveva risposto con precisione e sicurezza. Gli occhi dell'uomo si erano riempiti di lacrime e aveva chiamato gli altri. La gente continuava a fare le stesse domande, aveva bisogno di una risposta vera dopo 10 anni di stime all'ingrosso. Qualcuno scoppiava a ridere. Era lunedì. Com'era possibile che fosse lunedì? Qualcun altro scoppiava a piangere. Come avevano fatto a sbagliare di 2 anni? Ci furono abbracci, balli, festeggiamenti, una festa inaspettata, un compleanno, una rinascita, per tutti, nello stesso momento. Il tempo, che si era dissolto come semi di tarassaco, tornava di colpo a scorrere a blocchi, giorni, settimane, mesi, anni. Da 1 anno e mezzo Nishimura spronava la gente ad adottare calendari e orologi. Hoffman li persuase dalla sera alla mattina. Era possibile costruire un orologio? Si chiedevano. Hoffman frugò tra gli scaffali sfondati della biblioteca comunale di Toronto, che era rimasta largamente ignorata sull'altro lato della strada. Trovò il testo giusto e disse che sì, era possibile. L'elegante meridiana. Progetti di meridiane venivano scambiati come pettegolezzi e ben presto dei semplici bastoni circondati da conchiglie emisferiche con i segni delle ore spuntarono dappertutto. Nel giro di 1 settimana una meridiana maggiore, rivestita di monetine senza valore, fu eretta al centro di Fort York. Il posto d'onore all'interno del posto d'onore. Una squadra si mise a lavoro per costruire un vero e proprio orologio, con meccanismi di ottone e un oscillatore al quarzo. Non funzionava ancora, ma quando Charlie lo sentì fare clic, clic, un suono così simile, eppure così diverso da cric, crack, lo interpretò come il battito del cuore del mondo, resuscitato dall'abisso. Poter misurare il tempo che avanzava dava una dimensione al tempo passato. La morte di Louise, provocata dalla sua pallottola, non era più spalmata su tutta la sua vita. No, la sua morte si era verificata una precisa e identificabile quantità di tempo fa. Adesso poteva mettere quell'istante sotto la luce e vederlo, e piangerlo, e per la prima volta lasciarselo alle spalle nella successione di ore, giorni, mesi e anni a cui apparteneva. Una pagina del suo passato, catalogata nell'archivio, conservava il suo più grande rimpianto successivo al 23 ottobre, e questo voleva dire molto. Era la prima pagina del suo file, la notte del 23 ottobre nella sala 1 dell'obitorio. Secondo Etta Hoffman, John Doe era stato uno dei primi, se non il primo zombie, a rivivere negli Stati Uniti. Charlie avrebbe voluto non saperlo. E se John Doe fosse stato l'ambasciatore di una nuova razza? Quali erano le probabilità che il primo zombie si manifestasse sotto le mani gentili di 2 persone la cui simpatia per i morti le rendeva meno facili al panico? Tutto ciò che aveva fatto John Doe era guardarla e allungarsi verso di lei. E lei come aveva risposto? Aveva lasciato cadere il suo cuore e gli aveva dato un calcio con lo stivale. Aveva dato il là a tutto quello che era venuto dopo. E se avesse commesso il peccato originale? E se tutta la terra stesse pagando per questo? Una preoccupazione assurda, egocentrica, ma che ciò, nonostante, la teneva sveglia da mesi. Quando si sentiva onesta come la faccia, ammetteva che il rimorso per John Doe era il motivo che l'aveva indotta a creare l'ospizio, la ragion d'essere delle missioni di recupero come questa. Senza offesa per Hoffman, in quel momento desiderava vedere il piccolo Edric più di chiunque altro. La crisi dei 4 della baracca forse era inevitabile nell'esperimento sociale di Old Maddie, ma lei si sarebbe comunque sentita più sicura se fosse rimasta a curarsi le cicatrici del passato accanto al morbido. Cosa ne dici? Andrà tutto bene? Non lo so. In base alla storia, voglio dire. La nuova storia. Tu la conosci meglio di tutti. Allora no. Non andrà tutto bene. Charlie sospirò.
Devi imparare l'arte di mentire a fin di bene. Sì, andrà tutto bene. È solo che, non so, sta succedendo tutto insieme. Richard, i quattro della baracca, Muse che se ne va, e adesso anche Greer. La gente si sentirà vulnerabile. Andrà tutto a vantaggio di Richard. È come una maledizione. Non esistono le maledizioni. Però tu non credi che andrà tutto bene. La pensi come me, siamo a rischio. Se Richard non fosse qui, non ci sarebbero neanche i quattro della baracca. Detto da Hoffman, era come un intero discorso e meritava l'attenzione di Charlie. Quando ritornarono alla barella col morbido, aveva capito. Se Richard non fosse arrivato a spandere le sue fiamme di giustizia, i quattro della baracca sarebbero stati semplicemente Federico, Reed, Stuart e Mandy. L'abisso fra queste quattro persone, che tutti conoscevano e amavano, e l'espressione divulgata da Richard, era profondo e formicolante di mostri. Nishimura e la faccia le raggiunsero e tutti e quattro si strinsero intorno al morbido. Nishimura controllò il rasoio giallo del sole e sospirò. «Qualcuno ha un bottone, un pezzetto di alluminio!» «Controllo delle tasche? Niente!» Nishimura annuì cupamente. Fece un profondo sospiro e si diresse verso la capa. Charlie credeva nella politica di Nishimura di rivolgersi alla capa il meno possibile. La zombie era fisicamente delicata e i suoi rapporti con i vivi lo erano ancora di più. Mettere alla prova un miracolo come quello, pensava Charlie, era come accarezzare una farfalla. Un istinto comprensibile, ma che probabilmente le avrebbe lacerato le ali. Guardò Nishimura che si avvicinava lentamente dai binari morti della filovia di Queen Street, si inchinava rispettoso e poi, con sua sorpresa, si inginocchiava. Il suo ginocchio anteriore sfiorava la catena alla caviglia della capa, cosicché lui poteva guardarla dal basso anziché dall'alto. Charlie ne fu commossa, non solo per il rispetto mostrato alla capa, ma perché rivelava il profondo desiderio di Nishimura di trovare Greer. La sua fredda razionalità rendeva fin troppo facile dimenticare che la maggior parte delle cose che faceva erano motivate da un amore illimitato per gli altri esseri umani. «Non lo sta guardando», osservò Charlie. «A volte fa così», disse la faccia. «Non si muove neppure». «Potrebbe farlo appena appena, con gli occhi». «No, non sta funzionando». «Allora è perché lei non vuole che funzioni», osservò la faccia, e Charlie dovette dargli ragione. Solo perché si era inginocchiato, pensò Charlie, Nishimura aveva notato due pezzetti di carta sotto i piedi rinsecchiti della capa. Molto più tardi, Charlie si sarebbe detta che in quel momento, più di altri, aveva indicato una direzione. Era quando ti umiliavi davanti a un altro che ti venivano svelati dei segreti. Proprio lì, per terra. Tenendo d'occhio la capa, Nishimura raccolse i pezzi di carta e li stirò sul palmo della mano. Per la prima volta, a quanto ne sapeva Charlie, Nishimura non usò il tono di voce da Slow Town. «È una foto di Muse e la capa ha una nuova spilla. Greer e forse Muse devono essere...» Dal secondo piano sopra il negozio di ciambelle giunse non uno scricchiolio di legno e polvere, uno dei suoni che raccontavano quel mondo in graduale trasformazione, ma un rumore che non si sentiva spesso in quei giorni. Lo schianto deliberato e veemente che solo una persona viva poteva fare, seguito da un grido acuto e penetrante. Bandierine americane. Personal History, trascrizione numero 1. Luogo, Biblioteca Nuova di Fort York. Soggetto, Charlene Rukowski. Intervistatore, Etta Hoffman. Giorno e ora, 4217, 10:05. Note, questa è la prima Personal History registrata presso Fort York a Toronto, Ontario, Canada. Nel preciso istante in cui sono stata costretta a rasarmi la testa,
Ecco quando ho capito che questo non era destinato a essere un buon periodo per le donne. Avrebbe potuto esserlo. Gli zombie non attaccavano le donne più che gli uomini, o i neri più che i bianchi, o i repubblicani più che i democratici. Se le cose fossero andate in maniera diversa, credo che non li chiameremmo neanche nuovi anni bui. Li chiameremo età dell'uguaglianza. Credo proprio che fosse un'ottima domanda. Stai andando molto bene. Credo che tutta questa cosa sia bellissima. Presto, ben prima che tu cominciassi a ricevere telefonate, nessuno sapeva niente di niente. Si trasmetteva per via aerea, attraverso il cibo. Un tizio che stava con noi ha pensato che potevano essere gli acari o le zecche o i pidocchi, ed ecco fatto, via i capelli. Non avevamo neanche un rasoio elettrico, eravamo sempre in movimento, su macchine o camion dei rifiuti. Abbiamo usato le forbici e i rasoi che avevamo a disposizione, ed erano anche poco affilati perché ne avevamo una sola confezione e siamo arrivati a essere 48. Gli uomini se ne fregavano, era spaventoso quanto se ne fregavano in realtà. C'è qualcosa quando si ha tutti lo stesso aspetto, ci si comporta anche tutti allo stesso modo. Le donne, eravamo tese. Non voglio dare l'impressione che fossimo più deboli, ma quando mi hanno rasato la testa, ho pianto. Cosa posso dire? Ai capelli si legano mille emozioni, no? È una cosa incontrollabile. Forse se fosse stata l'età dell'uguaglianza ce ne saremmo fregati anche noi. Anche i vestiti, certo, anche i vestiti. Dovevano eliminare quegli acari inesistenti. Guarda caso agli uomini e ai ragazzi i vestiti venivano ridati molto più rapidamente che alle donne e alle ragazze. Dicevano che era perché il sapone era limitato e bisognava dare i vestiti a quelli che lavoravano al di fuori della carovana. E questi erano tutti maschi, senza eccezione. Eravamo in California, dicevano. Non faceva freddo. Era vero. Ma non era una bella situazione. Un sacco di donne nude stipate in un'auto. Ti sembra una bella situazione? Era la cosa peggiore, probabilmente. All'improvviso ci si sentiva vulnerabili. Ero stata con Louise solo un paio di settimane, ma avevo fatto di tutto. Di tutto. Con gli spazzini. Loro lottavano con gli zombie, uccidevano la gente davanti ai miei occhi, al di là del vetro del finestrino, e io non potevo fare niente. Per aiutare loro, per proteggere me stessa, eravamo un pasto pronto là dentro, in attesa di essere mangiate. Avevano messo alle sicure le portiere e c'era sempre un uomo di guardia a quelle davanti. Si poteva tentare di scivolare fuori, ma... Vedi questo? Calcio del fucile sul mento. Ho tentato di uscire. Mi hanno colpito. E così tutto l'interno del SUV si è sporcato di sangue. Cosa ne sanno le altre donne? Magari questa stronza della Rokoski morirà dissanguata e fra pochi minuti si troveranno chiuse dentro una macchina con una zombie. Capisci? La paura raddoppia, triplica. E alla fine si è dipendenti dagli uomini. Si è gentili con loro per avere da mangiare e da vestire. Li si seduce. Non c'è scelta. È la solita vecchia storia e succede molto rapidamente. In termini relativi sì, è durata poco, ma le conseguenze psicologiche credo che ci abbiano messo anni a rivelarsi. La fine della carovana dei rifiuti non è stata niente di speciale. Una delle macchine si è rotta in una zona di centri commerciali. Best Buy, Office Max, gli zombie sono sbucati come una nebbia. Erano passati solo pochi mesi. La gente aveva un sacco di energie, ma non ancora delle procedure. Sono sicura che nel tuo archivio si capisca chiaramente. Le procedure erano la salvezza. Quando le donne sono scese dalle portiere davanti del SUV, gli zombie le hanno circondate e direi che una metà di noi sono morte. Rosa ha raggiunto una macchina con degli uomini e se n'è andata. Non è necessario che tu sappia chi era, ma sono contenta che se la sia cavata, credo. È un mondo disastrato, certo, quello in cui non sai se sopravvivere sia un bene o un male. Con un'altra macchina. Era una cosa molto americana, non credi? Tu hai guardato molto la televisione. Happy Days, Hazard. Cosa c'è di più americano di una macchina?
Henry Ford è una figura centrale negli Stati Uniti. Era anche un razzista. Americano fino al midollo, eh? Un furgone, per l'esattezza. Un furgone da pedofilo. Un gran cassone bianco senza finestrini. Mi hanno raccolto su un controviale lungo la Highway 52. Cosa insegnano le ragazze? Mai andare in un secondo posto. Ma ero sola da una settimana e stavo morendo di fame, di sete, di sonno e quasi sicuramente sarei morta. E quella macchina funzionava, capisci? Secondo posto, terzo posto, qualsiasi cosa, sono salita a bordo. Mi sono sbracciata e penso si siano detti che la mia testa di Ricci Arancioni era troppo strana. Così sono finita coi patrioti. Diversi, fin dal primo momento. Gli spazzini erano anonimi. Nessuno comandava, se non gli uomini in generale. I patrioti avevano un leader, Christopher Skip. Non era sul furgone, stava a Salina, Kansas. L'autista del furgone lavorava per lui, stava facendo qualcosa per Skip a San Diego il 23 ottobre. Christopher Skip si prendeva tutto il merito per i patrioti, ma io sono convinta che fosse stato lui l'autista. Baird Entwistle, a far decollare la cosa. Baird aveva qualcosa che non andava. Aveva perso la testa nelle prime settimane, ma l'aveva persa in modo molto persuasivo. Nella sua mente il suo capo era diventato una specie di dio e ha continuato a parlare per 2000 chilometri del grande Christopher Skip, di come nessuno avrebbe potuto affrontare la tempesta meglio dell'ingegnoso Christopher Skip. Ripeti questa storia abbastanza lungo in un furgone pieno di gente che ha perso ogni forza di volontà e cominciano a crederci. Io ero la sesta persona nel furgone. 3 uomini, 2 donne, 20 di bidoni di carburante. Dalle parti di San Bernardino ci siamo messi insieme a un altro furgone. Erano persone a cui piaceva quello che diceva Baird e poi tutti insieme abbiamo trovato un terzo furgone pieno di gente al confine con lo Utah e un quarto e un quinto a Colorado Springs. Siamo arrivati in Kansas tutti e 30. A Salina c'era un grande cartello, Christopher Skip, il re dei generatori. È stato allora che ho cominciato a capire la situazione. Ma lo si può davvero definire un culto? Forse tento di giustificarmi. Senza dubbio aveva il suo spazio espositivo all'aperto, completamente recintato, perché era ossessionato dall'idea che volessero derubarlo. Probabilmente non era vero prima del 23 ottobre, ma di sicuro lo era dopo. Mettiamola così. Luis e io avevamo un solo generatore che avevamo preso dai suoi vicini e per 2 settimane l'avevamo adorato come un tempio di metallo. Ci permetteva di guardare DVD, ascoltare musica, accendere le lucine di Natale, sentirci umani. Immagina di avere un paio di enormi capannoni pieni di generatori e un altro pieno di carburante. Non solo avevi elettricità non stop, ma il tuo potere contrattuale sarebbe stato altissimo. Avevamo cibo, dolci, divertimenti. Ma lo sai benissimo che aveva delle teste piantate su dei pali. 100, 200. Christopher Skip era uno sbruffone. Era una di quelle persone che aspettano un 23 ottobre come la manna dal cielo. Ci si crogiolava, sai. La sua casa era lì accanto alla fabbrica. Un enorme palazzo elettrificato. Lì ho visto cose che credevo di non rivedere mai più. Tostapane funzionanti, ferri da stiro, apriscatole elettrici, condizionatori d'aria con la spina. Tutto illuminatissimo, giorno e notte. Il re dei generatori si vedeva a miglia di distanza, come un sole, e noi eravamo come falene. Ci saremmo bruciati le ali pur di stargli vicino. Non lo sto difendendo, ma tutti all'epoca volevano liberarsi degli zombie. Credevano sinceramente che fosse l'unica via percorribile. Christopher era diverso perché aveva i mezzi per farlo. Chiamarla Jihad non è stata una scelta particolarmente felice, ecco tutto. Non lo so, forse in effetti lo sto difendendo. Per lo più viaggi notturni all'inizio. Great Bend, Dodge City, Wichita. Dopo un po' Topeka, Lawrence. Alla fine a nord, a Lincoln e a Omaha,
a sud, a Tulsa e a Amarillo. Le spedizioni jihadiste potevano assumere le forme più varie, bombe artigianali principalmente. Come ho detto, avevamo carburante da vendere e le conoscenze per tirare fuori la benzina dai distributori. Decine di migliaia di galloni, interi laghi intatti. Il meccanismo delle pompe era semplice. I vecchi cellulari si trovavano dappertutto. La metà degli scambi a cui si dedicava Christopher riguardavano C4 e Semtex provenienti dai cantieri, da cui i nostri esplosivi. Naturalmente solo una cosa tirava sicuramente gli zombie, per cui nascondevano le nostre bombe all'interno dei corpi freschi. Corpi morti. Cadaveri freschi. Che io sappia, no, anche se non posso escluderlo. Riempiamo una macchina di benzina, ne diamo fuoco e la spediamo in mezzo a una massa di zombie. In qualche caso abbiamo tentato attacchi suicidi, legando la bomba a uno zombie aspettando che si unisse a un gruppo. Onda d'urto, schegge, fuoco. Finivano in pezzi. Ogni volta, dopo aver ridotto gli zombie a frammenti minuscoli, prendevamo queste bandierine americane. Christopher ne aveva delle casse da regalare ai clienti e le piantavamo sul luogo della carneficina. Nel giro di pochi anni ce n'erano migliaia in tutto il basso Midwest, interi campi di bandiere americane, come girasoli. Ovunque i cadaveri finissero in pezzi, quella era la terra dei patrioti. Orgogliosa sì, superficiale no. Non mi considero superficiale. Stavamo uccidendo degli esseri che avevano invaso il nostro paese, che tentavano di sostituire la nostra cultura con la loro. In effetti sì, so che impressione fa a Etta. Non che voglia insegnarti il lavoro, perché lo fai benissimo, ma forse la domanda giusta è perché ci ho messo tanto tempo. Non sono orgogliosa della risposta. Con gli spazzini tutto era evidentemente terribile. Con il re dei generatori tutto sembrava idilliaco, ma i due posti condividevano una cosa: il modo in cui usavano le donne. Portavano sempre un paio di noi alle spedizioni. Ma perché? Per assicurarsi che chiunque si trovasse con delle interiore di zombie addosso venisse ripulito. Per assicurarsi che tutti avessero da mangiare. Al deposito, che cosa facevamo noi donne e ragazze? Le casalinghe. Preparavamo da mangiare. Facevamo sesso con gli uomini. E chi leggerà questa trascrizione in futuro potrà giudicarci. Ma cosa avremmo dovuto fare? Cosa avrebbero dovuto fare le donne nel corso della storia? La cosa peggiore era che mentre ti aggiravi per le cucine scintillanti con i tacchi alti e il vestitino e i capelli di nuovo belli e lunghi, sentivi svanire la tua capacità di sopravvivere. Ti dico una cosa. Si può essere infettati da un'idea come si è infettati dagli zombie. Posso indicare un momento preciso. Gli uomini erano seduti, Christopher a capotavola, mentre un po' di noi donne si affaccendava tutto intorno a versare il caffè e a raccogliere i piatti. Parlavano di cosa fare di noi. Bisognava insegnare le ragazze le tecniche di pronto soccorso a 10 anni anziché a 15? Bisognava portare le donne incinte al piano di sopra, dove il rumore dei generatori era meno forte? Bisognava far produrre le vecchie maglioni e calze di lana? Non so perché, ma sono rimasta colpita. Stavano parlando di me, del mio futuro, e io non venivo nemmeno consultata. Ho aspettato. Ecco cosa ho fatto. Una cosa di cui si può essere sicuri è che nessun patriota può evitare di diffondere il suo patriottismo. Era il maledetto anno 6, forse l'anno 7, nel periodo di passaggio dai topi zombie ai cani zombie. Ormai i patrioti facevano saltare in aria intere città, per dirti le riserve che avevamo. Radevamo al suolo quei posti, suonavamo una sirena della polizia per segnalare i vivi di scappare dalla città e poi scendevamo, collegavamo strade e palazzi con gli esplosivi e boom boom boom. Il vantaggio era che eliminava i topi meglio di qualsiasi altra cosa. Alcune di noi donne all'epoca cucivano grandi bandiere americane e ce n'erano sempre un paio arrotolate nel retro di un furgone, pronte a essere piantate sopra le rovine. Rovine fumanti,
nere, insanguinate. Era quello il paese che volevamo. Mi sono messa a camminare. Cosa c'è di più semplice? Ma c'è mai stato niente di più forte? Gente che si alza in piedi e cammina? Gli impianti dei patrioti si erano fatti sofisticati, il che vuol dire che le esplosioni erano più facili da provocare. Ma una volta incominciate non c'era modo di fermarle. Eravamo in una città chiamata Gaiman, nel Panhandle dell'Oklahoma, e appena ho sentito esplodere la prima bomba, ho lasciato cadere per terra una brocca di limonata e sono entrata nella città. Sono sicura che ci hanno provato, ma come facevano a seguirmi? Gaiman sarebbe diventato un inferno nel giro di 10 secondi. Un ristorante fast food, bam! Una stazione di polizia, whoosh! Geyser di fuoco. E anche se sapevo dove erano alcune delle bombe, certo non sapevo dove fossero tutte. Pezzi di mattone mi sono caduti sulle spalle. Ho preso una scheggia dietro una coscia. Ho dovuto spegnere i capelli che bruciavano, quei bei capelli biondi che avevo fatto ricrescere. Questa cosa, questo pezzo di metallo, è sbucato fuori dall'incendio, rovente, e mi ha ferito la guancia e il collo. È così che mi sono procurata questa roba. Ma anche in quel caso ho continuato a camminare attraverso l'inferno e in qualche modo, chissà come, non sono bruciata viva. Ottima domanda, Etta. In effetti l'hanno fatto. Alcuni degli uomini sono andati in macchina dall'altra parte della città per prendermi all'uscita. Li ho visti appena prima di superare un bel palazzo di mattoni e ho visto tutte quelle facce che guardavano fuori dalle finestre. Facce di zombie. E allora? Quelle erano facce di donne. Solo donne. Mi sono avvicinata e ho visto che le finestre erano di plastica antisfondamento. Per questo non erano uscite. E anche se il resto del mondo saltava in aria, io mi sono avvicinata e le ho guardate bene. Riuscivo a capire quando erano morte. Avevano gli occhi neri e le labbra grosse e dei graffi perché non erano mai guarite. Quel posto era un rifugio per donne, una casa sicura. E mi è venuto in mente questo verso, non so da dove. È di qualcuno famoso? Perseguitali come se fossi già morta. Perseguitali come se fossi già morta. Perseguitali come se fossi già morta. Perché voglio che te ne ricordi, perché un giorno potresti averne bisogno. Quando ho liberato quelle donne, è stato come liberare tutte le donne delle macchine della carovana degli spazzini. Non chiedermi come facevo a saperlo, ma una volta che quelle zombie fossero arrivate dagli uomini che speravano di riprendermi, ci sarebbe stata una battaglia, una vera battaglia, e trovare una vecchia senza valore come me non sarebbe più stata una priorità. Alla fine, quando ho lasciato la città, mi sono girata a guardare e un buon numero di zombie erano riusciti a scappare anche loro. Puoi darmi della pazza se vuoi, e so che avevo respirato parecchio fumo e perso parecchio sangue e non ero in condizioni mentali super affidabili, ma giuro che anche quelle zombie erano tutte donne. Come se si fossero ricordate che potevano correre e cacciare. E ne sono stata felice, anche se in quel preciso momento l'unica cosa che cacciavano ero io. Quella più vicina era così strana da farmi mettere in dubbio tutto il ricordo. Aveva delle accette ai polsi e un arco da caccia. Aveva delle gambe di metallo, come protesi da corridore, che le permettevano di spostarsi molto velocemente. Ho pensato, accidenti, questa robo zombie finirà per prendermi. Invece no, ha guardato il sole, come se fosse sollevata perché non era nascosto dal fumo, e si è diretta a ovest. Sì, le altre zombie mi hanno inseguito. Senti, questa è la prima intervista. Decidiamo di non tirarla troppo in lungo. Sono stanca, fra l'altro. Tu non sei stanca. Parlare è stancante, me ne ero dimenticata.
Chi ha avuto tempo di parlare tanto da 15 anni in qua? In sintesi, i patrioti non intendevano insegnarmi come prendere la benzina dai distributori, come rubare le macchine e tutto il resto, ma l'hanno fatto, e questo mi ha aiutato a muovermi, e rapidamente. Volevo solo allontanarmi il più possibile da quel territorio di bandierine americane. Dopo un po' era logico. Mi sono diretta in Canada. Stupiremo noi stessi. 20 anni prima, Greer era stata svegliata dai colpi alla porta della roulotte. Era presto, solo il padre era già in piedi. Stava di certo trafficando con la sua uniforme della Ordi Plastics e controllava gli sputacchi neri della caffettiera. Ma avrebbe reagito, ricorrendo alla sua voce più sonora, per scacciare qualsiasi tossico avesse deciso di disturbarli. Invece seguirono delle chiacchiere, e quando Greer scivolò nella stanza principale, insieme a Conan, che sbirciava da sotto il lenzuolo sul divano, vide entrare uno dei proprietari del Sunnybrook, accompagnato da un bianco con la grossa pancia che pendeva sulla fondina di una pistola. L'estraneo si era messo a frugare tra le loro cose mentre suo padre farfugliava. Era illegale, ci voleva un mandato. Il padrone alzò gli occhi al cielo e disse al signor Morgan se non voleva scoprire chi vendeva droga e rendeva un inferno il bel Sunnybrook. L'umiliazione bruciava e suo padre la inghiottì al posto del caffè. Il pancione non aveva trovato droga, ma molte prove di una vita miserevole. Un secchio per raccogliere l'acqua piovana, un vetro riparato con dello scotch, un sistema di grucce piegate per tenere chiusa la porta del frigorifero. Innovazioni di cui i Morgan erano andati orgogliosi, finché quegli uomini non avevano arricciato il naso di fronte al loro stile di vita d'animali. Greer era la panciona adesso, con l'arco al posto della pistola, e ficcava il naso dove non era desiderata, dietro le porte chiuse di Slow Town. Aveva una buona ragione, ma il padrone dell'ultima spiaggia non pensava la stessa cosa. Greer aprì la porta dell'appartamento al piano terra. Uno zombie alzò gli occhi su di lei da una poltrona talmente mal ridotta che le molle gli penetravano come cavatappi nelle cosce marce. La moquette di poliestere era strappata e cosparsa di rifiuti. Un guanto da forno, mezza valigetta, i tasti di un sintetizzatore, le ossa di uno scoiattolo. Il suo primo pensiero? Animali. Vivono come animali. L'umiliazione bruciava sia per gli zombie che per lei, affilata in entrambe le direzioni come i pali là fuori con sopra le teste tagliate. Pensare agli zombie come animali non era meglio di quello che aveva detto l'assistente di Mama Show 1 milione di anni prima. Forse sono più svegli di quel che sembra. Entrò, troppo rapidamente perché lo zombie potesse fare altro che guardarla sorpreso e inespressivo, e si assicurò che le altre stanze fossero vuote. Non lo erano. 2 zombie in una, 3 in un'altra. E nel bagno una dozzina di topi zombie dai denti giallastri che ritraevano i baffi. Ma niente Muse. Per cui se ne andò alla svelta, chiuse la porta, poi gli occhi e ascoltò. Quella bassa vibrazione musicale era ancora lì. Si chinò per guardare le scale che salivano. Altri 2 piani, altri 4 appartamenti. Poteva farcela. La stima universale era che i palazzi di Queen Street nascondessero un paio di zombie ciascuno, ma quando Greer terminò la conta al primo piano, era arrivata a 14. In un solo palazzo. O un sacco di zombie volevano stare vicino alla capa, o Slow Town era molto più popolosa di quanto si credesse. La pelle di Greer era più calda e le arroventava le ossa. «Tieni il passo, resta vigile!» Guardando giù dalle scale, vide che lo zombie del piano terra aveva liberato le gambe dalle molle della poltrona, aveva aperto la porta e aveva salito la prima rampa. I crick crack si sentivano anche dietro a tutte le porte del piano superiore. Era un'estranea e le veniva ricordato. Gentilmente, per ora, ma non poteva contare sul fatto che quella buona disposizione durasse. Resisti. Avevano già ricevuto il messaggio? Sulle scale che portavano all'ultimo piano mancavano dei gradini, il che le permetteva di vedere gli zombie radunati da basso. Greer raggiunse il pianerottolo e si sentì mancare il pavimento sotto i piedi.
a meno che non fosse l'effetto della musica, talmente vicina adesso che non dovette esplorare entrambi gli appartamenti. Era una chitarra, senza dubbio. Appoggiò la mano sulla maniglia di plastica, sentì le vibrazioni nella punta delle dita, nelle nocche, nello sterno, in tutti i posti che erano stati toccati in precedenza da Walkaway e delle mani che l'avevano suonata. Aprì la porta, superò la soglia e pensò: è stato facilissimo. Doveva esserci un imprevisto. Gli imprevisti erano stati all'ordine del giorno negli ultimi 15 anni, ma quello che vide era esattamente quello che da 3 mesi sperava di vedere. Non la foto stropicciata di Muse King a 18 anni su una rivista, ma la versione reale, quasi quarantenne, che suonava la Gibson Les Paul col manico di acero e la cassa di mogano chiamata Hewitt. Anche se non cantava, le grigie nuvolette del suo respiro nell'aria fredda erano interi volumi di canzoni. Era vivo. Tutte le emozioni possibili esplosero dal corpo di Greer, una corrente di sollievo, gratitudine, tradimento e rabbia, in cui, naturalmente, prevaleva quest'ultima, visto che lei era il leone. Si sbatté la porta dell'appartamento alle spalle ed emise un solo grido penetrante. «Sei qui! Sei sempre stato qui! Ti pianto la testa su un palo, bastardo!» Le dita prensili di Muse ebbero un attimo di esitazione, poi ripresero il ritmo. Meno di un secondo, ma sufficiente a creare uno spazio in cui Greer potesse schiarirsi le idee e tentare di riflettere. Era Muse, certo, ma non il Muse che ricordava. Il suo odore pungente era troppo dolce. La misera felpa poggiava su spalle scheletriche. La sua faccia era ridotta a una sottile piramide coperta di una barba come muschio nero e la pelle aveva il colore dell'arenaria. I bulbi oculari rossi brillavano attraverso il vapore del suo respiro, in cui Greer avrebbe voluto immergere il volto finché non fosse diventato lacrime sulle sue gote. Le scale scricchiolarono alle sue spalle. Gli zombie stavano arrivando, lenti e deboli, ma più numerosi di quanto si aspettava. «Alzati! Parleremo dopo!» Muse sorrise, un taglio rosso chiaro. «Ti ricordi questa melodia?» «Tu ti ricordi questa melodia? Io che grido per farti muovere il culo?» «Shhh!» Muse annuì con aria sognante. «Ascolta!» La Gibson aveva la superficie segnata dai disastri dei nuovi anni bui, ma un'incursione in un negozio di musica nell'anno 2 aveva garantito a Muse corde per tutta la vita e il suono della chitarra era splendido. L'amplificatore, ricavato artigianalmente da una ruota di trattore, era ancora sulla buca. Greer non avrebbe voluto sprecare neanche un secondo, ma sapeva, come chiunque dopo 15 anni di vita insieme a un'altra persona, in che misura concedere qualcosa per ottenere qualcosa. Strinse i pugni e fece finta di ascoltare, e poi, quasi per caso, riconobbe il plink plink plink. Walk Away si era trasformata nella canzone che Muse stava cantando quando si erano incontrati la prima volta all'incrocio fra 2 strade sterrate nella campagna del Missouri. Greer aveva troppo autocontrollo per sussultare, ma sentì un colpo come se le avessero strappato una costola. Muse, la voce roca e devastata, e per questo ancora più bella, grattò la seconda strofa. Take my bones, old bones, cool down the river, take my bones, old bones, cool down the river, so the pitch black things I don't slide right down the waterfall. Ancora una volta Muse aveva sentito avvicinarsi Greer e aveva suonato per guidarla. Era l'unica ragione per rimpiangere quei giorni spaventosi, il desiderio di sentirsi come si era sentita la mattina del loro incontro. Greer ricordava come si era svolto il dialogo. Era più facile che inventarne uno nuovo.
Hai sete? Gli chiese. Un eco che si faceva strada fra gli anni. Muse sorrise. Non aveva dimenticato la battuta. Dovrei pisciare. Toccava a Greer. Mangi come un maiale. Recitò Muse. Greer riuscì ad alzare le braccia, pesanti come anaconde morte, per indicare l'appartamento cadente. Questo posto è tuo? Muse, stanco e malato come sembrava, aveva la risposta pronta. No, sto facendo un giro e mi sento faustiano. Sono pronto a fare un patto alla Robert Johnson. Greer aveva bisogno di un bastone e appoggiò per terra il suo arco. Il rumore duro annunciò la fine della recita. Adesso so chi è. Kind-hearted woman. Allora sai anche cosa dice in Devil's Crossroads, in crocevia del demonio. Di avere venduto l'anima. Le parole lo spaventarono e agitò una mano per nasconderlo. Dai, mettila via. Non posso venire con te, piccola. Il sospiro di Greer diventò un fascio di spine. Per liberarsene chinò la testa verso il pavimento. Sembrava che lì abitasse un tossico. Scatolette di cibo aperte con la pressione di uno stivale, macchie incrostate dove il contenuto gelatinoso era uscito, accendini di plastica, segni di bruciature e ceneri di falò malfatti, vecchi calzini e tappeti sporchi di una cosa che poteva essere sangue. Un secchio in un angolo che forse conteneva piscia e merda. Greer diede un calcio a una lattina vuota e ne seguì il rotolio irregolare. Cibo per gatti. Sull'etichetta la foto di un persiano arancione ridotta a un chiaroscuro. La vista le ferì gli occhi e anche il cuore. Che brutta cosa. Avrebbe voluto rannicchiarsi sul materasso lurido e abbracciare quel ragazzo un tempo così bello, ma temeva che una volta prigioniera delle sue braccia ossute non sarebbe più stata capace di rialzarsi. Neanche quando gli zombie si fossero avvicinati coi pochi denti rimasti e con le lingue secche. Tutto questo ha a che fare con le cose di cui parlavi. Da mesi. Da anni, anzi. Non mi hai mai ascoltato. Ti ascolterò adesso, quando torneremo al forte. C'è una votazione domani, tu non ne sai niente. E Richard vuole... È troppo lungo da spiegare. Richard? È lui il motivo per cui me ne sono andato? Adesso può essere quello per cui torni. Tu puoi parlare alle persone, fargli capire cosa devono fare. Tu sei bravo in questo. È troppo tardi. Io devo restare qui, per la mia gente. La tua gente è al forte. Il suo sorriso sembrò ferirla. Muse ruotò il collo, che scricchiolò come il riso soffiato. Uno strano sottofondo alle corde che pizzicava. Conosci Hoffman, no? La bibliotecaria? Greer si aggrappò a queste parole. Si sarebbe aggrappata a qualunque cosa. È qui sotto, in Queen Street. Andiamo a vederla. Lo sapevamo tutti, in realtà. Ma non ci è stato chiaro finché quella donna non l'ha detto. Il virus degli zombie non è cannibale, è antiumano. Cigolì, scricchiolì, gemiti. Porte aperte, corrimano afferrato, scale salite. Nessuno voleva stare a sentire queste stronzate all'epoca. E non abbiamo il tempo di sentirle adesso. Hoffman ha capito un sacco di cose, ma in una ha sbagliato. Basta con il teatro, dimmelo mentre andiamo! Muse alzò la mano destra aperta, abbandonando le corde, mentre con la sinistra accarezzava il manico. Un silenzio di neve. Gli zombie non sono il virus. Noi siamo il virus. Una lunga mano fredda scivolò nella gola di Greer, impadronendosi della sua speranza come delle viscere e tirandogliela fuori dalla bocca. Non erano le singole cose che diceva Muse, lei se ne fregava delle singole cose. Era il tono di convinzione ostinata. Niente l'avrebbe tirato fuori di lì, se non una forza bruta che lei non avrebbe mai avuto, con gli zombie che si radunavano. Le lacrime le inondarono gli occhi. «È questo che stai facendo qui? Profonde riflessioni con quegli occhi bianchi?» «Che cosa ho detto all'incrocio?
Il posto migliore per nascondersi è all'aperto. Nel freddo gelido? A mangiare cibo per gatti? Ascolta, Greer, ascolta. Ti suona ancora qualcosa. È questo che fai, cazzo? Li calma quando suono. Calmerà anche te. Io non sono morta. O forse sì. Sopra un negozio di ciambelle distrutto con un chitarrista blues che mangiava cibo per gatti. Le sembrava un'assurdità infernale. Cosa fanno i virus? Senti. Muse stava suonando di nuovo. Riff commoventi, assoli strazianti. Si moltiplicano, si adattano e uccidono. Noi persone siamo state le prime a farlo, no? Eravamo destinati a far crollare tutta la baracca. Noi siamo la malattia, Greer. Che cosa sono allora gli zombie? Vuoi che dica la cura? Ecco, l'ho detto. Sono l'antivirus, esatto. Tranquilla adesso. Senti la musica. Ti sto spiegando perché non posso venire con te. Mi hai lasciato. Mi hai lasciato! Solo per un po'. Torneremo tutti insieme. E questo cosa vorrebbe dire? Cantavo spesso dell'anima, ma non ci ho mai pensato davvero. Adesso sì. Ci penso in continuazione. Siccome abbiamo permesso che il nostro virus si scatenasse, il mondo non aveva altra scelta che organizzare una difesa. Ha tentato di fermarci, ci ha strappato l'anima dal corpo e l'ha divisa in due, i vivi e i morti. Siamo tutti a un incrocio adesso, piccola. Dobbiamo rimettere insieme anima e corpo se vogliamo avere una possibilità, se vogliamo che il mondo abbia una possibilità. Abbiamo già una possibilità, è Old Muddy, KK! KK, sono nei guai adesso. Greer sentì una scintilla dell'antica rabbia e vi si aggrappò. Fammi capire bene, hai capito tutto. Tu, King Kong, musicista, 15 anni, nessuno ha la minima idea di cosa sia successo, ma tu mangi cibo per gatti per qualche settimana e all'improvviso sei Socrate. Non sono io, è la musica. Non credo neanche che debba essere musica. Poteva essere la poesia, la pittura, l'arte. Voglio dire, l'arte, tutta. È finita nel cesso dopo il 23 ottobre, giusto? Tranne io. Io ho continuato a suonare. Ho tenuto accesa la fiamma. L'unica ragione per cui ci sono riuscito sei stata tu. Tu combattevi. Tu ti occupavi della protezione. Tu hai reso nuovamente possibile l'arte. Tutta l'arte. Hai contribuito a tenere in vita la nostra anima. Devi esserne orgogliosa. Orgogliosa? Non sono orgogliosa di niente. Credi che quei bambini di St. Croix non urlino nella mia testa tutti i santi giorni? Se avessi spaccato quella tua chitarra in mille pezzi, magari di questo sarei orgogliosa, magari. Credo che sia necessario attraversare un po' di merda prima di capirlo. E tu l'hai attraversata. Anche Will e Darlene. Credo che sia per questo che mi hanno mandato la chitarra del figlio. Noi dobbiamo unire la gente, gli animali, le piante, gli alberi, il fuoco, l'acqua, tutto. E accettare tutto. Trovare la bellezza in tutto. Questa è arte. Questa è l'arte. Parli come uno che sta per fare qualcosa di stupido, Muse. Per favore, torna al forte. Il forte è un passo che non va da nessuna parte. Greer, dobbiamo smetterla coi tentativi di possedere il mondo. Ci abbiamo già provato. Abbiamo lottato come lupi intorno a una carcassa, dimenticando che il mondo non è qualcosa di cui impadronirsi. Noi siamo qui per vivere con lui, musicalmente, poeticamente, artisticamente. Va bene, non discuto. Li senti quei rumori sulle scale? Cazzo, ho un arco, Muse, non una mitragliatrice. Vuoi farci morire tutti e due? Ti sembra una cosa molto poetica? L'anulare di Muse fece vibrare la corda del sì, un lamento tremulo. Non ti faranno del male finché stai con me. Un po' di blues li terrà a bada? Sulle sue labbra lo stesso tremito, lo stesso lamento. Perché io sono come loro adesso. Oh, lo sarò presto. Fece un sorriso triste. Il mio vecchio spirito prenderà un autobus e si farà un viaggio. Come ruotando su un perno, la testa di Greer tornò a chinarsi verso il pavimento. Non erano solo le bruciature e le scatolette di cibo a far sembrare quel posto un rifugio da tossici. C'era una siringa usata.
parecchie siringhe in realtà, probabilmente rubate alla clinica veterinaria pochi isolati più a nord. Se Muse non aveva mentito riguardo al suo passato, le droghe in vena non erano roba per lui, il che voleva dire che la situazione era talmente brutta che Greer non riusciva a capacitarsene. Muse, hai... ti sei... Entrambe le maniche della sua felpa erano strappate e sfilacciate, e sul braccio sinistro vide i puntini neri delle iniezioni. Muse stava annuendo, dolce e misurato, con l'atteggiamento di chi voglia rassicurare un bambino sul punto di piangere. Anche la sua musica si era addolcita in una ninna nanna che sembrava quasi irlandese. Greer si rese conto che non solo muovere le dita era per lui una lotta, ma anche tenersi eretto per lei. «Non spaventarti. Ci ho messo un po' a trovare una vena, niente di più». Le lacrime le corsero come grasso rovente sulle guance. «Muse, no». «Ho imparato dalla capa, dalla migliore di loro. La mamma che non ho mai avuto. E anche il papà. Anche se Will e Darlene ci sono andati molto vicino». Greer lasciò cadere l'arco, afferrandosi la testa con entrambe le mani, le unghie come schegge di ghiaccio fra i capelli. «Lo so che non volevi ucciderli, neanche fargli del male, ma diventare come loro. Muse, deficiente testa di cazzo, perché l'hai fatto? È troppo!» «Sei arrabbiata. Lo sento, piccola, e lo rispetto. Ma devi chiederti chi altro ha detto la stessa cosa. Che era troppo. Che bisognava rimetterli al loro posto». Unghie che graffiavano sulla porta. Più probabilmente falangi. Nessun abisso di malinconia poteva ottundere i suoi istinti. Greer girò sui talloni, puntò lo sguardo su una sedia di metallo, l'afferrò e la mise sotto alla maniglia della porta. Poteva trattenere qualche zombie, ma la sedia era tutta arrugginita. La maniglia galleggiava come un occhio in un'orbita putrefatta. Il legno della porta sembrava pronto a spaccarsi come una vecchia zucca. Greer si girò di nuovo verso il letto. «Stronzo arrogante! Nessuno ascoltava il tuo nananana al forte, così sei venuto qui per cercare chi non poteva dirti di stare zitto!» «Arrabbiati pure, va bene, ma io diventerò presto uno di loro. Loro lo capiscono. Se resti fra le mie braccia, nessuno di loro ti farà del male». «Neanche per sogno, fra le tue braccia! Vuoi mordermi, è questo il tuo grande piano?» Muse sorrise. Aveva i denti marroni. «Solo se lo vuoi tu». «Io non ho intenzione di morire qui con te, razza di deficiente!» «Le persone, gli zombie, siamo destinati tutti a morire. Ecco quello che dobbiamo accettare. Noi siamo zombie intelligenti, così come loro sono esseri umani stupidi. Da un momento all'altro, ormai, queste due linee sono destinate a incontrarsi e noi e loro saremo esattamente uguali, corpo e anima di nuovo uniti. Lo sento. La capa lo sente. Tutta Slowtown lo sente. Perché pensi che Richard stia lottando così, come un pesce all'amo? Anche lui lo sente. Io sapevo che stavi venendo a cercarmi, piccola. Ti aspettavo. Perché anche tu lo senti, no?» «Cazzo, no!» pensò lei. Lei non sentiva nient'altro che furore. E al di sotto il dolore e l'irrequietudine che sentiva da quando era nata. Lottare era quello che sapeva fare, e lui le stava dicendo di abbassare i pugni. Lei lo chiamava arrendersi, ma se non fosse stato così? Muse le chiedeva se lo sentiva anche lei. Con la forza di volontà che le sgorgava dagli occhi, Greer si convinse di sentirlo. L'avevano annunciato il movimento degli alberi che adesso possedevano il mondo, coi rami inclinati in modo che lei potesse allungarsi e prenderli, o uno schema nel volo dei passeri, che creavano un ovale prima di sfrecciare, a mostrarle l'immensità del cielo e la piccolezza degli esseri umani in confronto, o il modo in cui gli occhi degli zombie di Slowtown la seguivano come i girasoli seguivano il sole. Col torace sprofondato quasi a fare spazio per l'inevitabile abbraccio di resa.
Greer si batté la mano sulla fronte per scacciare questi pensieri. Poi ebbe l'impressione di sentire un secondo schiaffo, un terzo. L'appartamento era troppo piccolo per l'arco, ma lei aveva allontanato moltissimi zombie a calci e pugni. Si alzò per difendersi, sentendo i rumori che si avvicinavano. Trovato Muse, aveva trascurato ogni protocollo, che insisteva soprattutto sul controllo di tutte le altre stanze. Una mossa così stupida che si meritava tutto quello che le stava per capitare. Le capitò un cane, che superò l'angolo con un'andatura storta e irregolare dovuta alla mancanza della zampa posteriore sinistra. Non gli mancava del tutto, metà pendeva, con le ossa spezzate che oscillavano. Era un pastore tedesco zombie, e le caratteristiche proprie della razza si erano trasformate. Il petto massiccio conservava la forma cilindrica, anche se metà degli organi erano fuoriusciti dalle aperture fra le costole nude. La coda, un tempo soffice, era ossuta come una collana di perline, con i resti di pelo che pendevano come muschio spagnolo. Le orecchie, un tempo aguzzi radar, si erano ridotte a mozziconi putrefatti. La testa bassa, segno di aggressività quando era in vita, adesso segnalava solo che il collo era in decomposizione. Data la sua posizione, la lunga lingua tipica del pastore tedesco pendeva ancora più lunga, una trentina di centimetri di carne secca e grigia che strisciava per terra. Era lei l'origine del rumore di schiaffi. Greer cambiò postura. Le mandibole enormi rendevano i cani zombie, al contrario delle persone zombie, pericolosi, finché non diventavano morbidi. Il pastore tedesco avanzava, gli occhi bianchi, due fari nell'oscurità. I canini, altri due. Entrò nella stanza principale a pochi centimetri dal materasso di Muse e Greer se ne fregò se lui era condannato a morire. Lei non intendeva stare lì a guardare mentre la cosa veniva sotto i denti di un mostro a tre gambe. Alzò uno stivale e caricò all'indietro. Il cane si sedette. Fu una cosa assolutamente inimmaginabile. Si resse sulle zampe davanti rovinate, il più correttamente possibile, avvolgendo la coda ossuta ai ciuffi rognosi del deretano. Guardò Greer, con la lingua morta che pendeva. Non esattamente felice, ma in qualche modo soddisfatto. Muse smise di suonare per toccarlo. Greer inspirò con forza, immaginandosi le sue dita talentuose ridotte a mozziconi sanguinanti, ma il cane non fece niente. Muse gli grattò la testa. Chiaramente l'aveva già fatto molte altre volte. La pelliccia in quel punto era stata consumata e le dita di Muse grattarono il cranio nudo dell'animale. «Questo è Willy». Fu tutto. Greer aveva visto troppo. Cadde in ginocchio, ferendosi un polpaccio su una lattina di cibo per gatti. Lasciò cadere il volto con forza sul collo umido e febbricitante di Muse. Lui mise da parte la chitarra e lei gli avvolse le braccia sulla schiena tremante e scheletrica e scoprì che, malgrado le cose che avevano devastato entrambi, erano ancora fatti l'uno per l'altra, viva e morto, corpo e anima. Greer si aspettava di essere morsa da Willy o da Muse o di sentire il rumore di una siringa piena dei fluidi della capa che veniva presa da terra. Invece fu lei a essere sollevata, rimessa in piedi, e anche se costrinse le sue gambe a fare il lavoro grosso, perché Muse era debolissimo, gli permise di fare quello che non aveva mai fatto quando erano all'aperto: decidere dove erano diretti. Muse portò i loro corpi uniti alla porta dell'appartamento, scostò la sedia e girò la maniglia. Greer cercò dentro di sé la paura e scoprì che curiosamente non c'era. «Stupiremo noi stessi. Ti chiedo solo di non dirgli che sono qui, ok? Tu torna quando sei pronta. Per ora ti darò un piccolo assaggio di quello che possiamo fare». La porta si aprì. Crani dagli occhi bianchi galleggiarono verso di lei come liberati dal fondo di un lago. I loro melmosi lembi di pelle le sporcarono di muco il collo. Le dita aguzze danzarono come artigli di gatto sulle sue braccia. I denti freddi premettero come chicchi di mais contro le sue guance. Ma quelle dita non affondavano, quei denti non penetravano. Greer si strinse più stretta a Muse. Il suo corpo era debole, ma le sue dita, forti come sempre, si posarono sulle sue reni.
Seguendo il suggerimento, una dozzina di mani premettero su di lei, innocenti come bambini, reverenti come preti. La trasportarono. Muse la trasportò. Lei trasportò se stessa. Fu un movimento stupefacente, inebriante, non vita, non morte, ma una strada che attraversava entrambe. Un'improvvisa tristezza. Avrebbe dovuto esserci ordine. Quando una situazione in divenire esigeva un'azione decisa, i 10 secondi necessari per dividere i compiti potevano sembrare 10 anni, ma quei pochi istanti potevano salvare delle vite, spesso tutte. La lezione era dimostrata da 15 anni. Charlie sospettava che gli ultimi 2 anni circa di relativa pace avessero allentato queste regole, ed eccone la prova. Nishimura si infilò nel negozio di ciambelle senza spiegare il suo piano alla faccia, a Hoffman o a Charlie. La faccia corse dietro di lui. Hoffman, seguace consumata, entrò per terza, il che costrinse Charlie, che doveva ancora muoversi dopo il grido di Greer, a prendere la posizione critica all'ingresso del negozio. Una squadra non lasciava mai la retroguardia scoperta. Dal secondo piano sopra il negozio di ciambelle giunsero i canti di balena del legno sotto sforzo, il sibilo da carta vetrata dei corpi che strisciavano lungo i muri, il tintinnio di qualche catena attaccata alle caviglie, il crick crack da popcorn. C'erano gli zombie lassù, quanti non era possibile dirlo, ma se c'era qualcuno con le capacità necessarie per scivolare fra i lenti, era Greer Morgan. Charlie si preoccupava per Nishimura. Immaginava il suo cervello come una palla di spago, avvolto troppo strettamente da Richard. Greer l'aveva spezzato. La sua voce, spezzata dall'interno. Greer! Greer! Charlie strinse i denti per tenere a bada il terrore e sorvegliò Queen Street come richiesto dalla sua posizione. Al centro della strada giaceva il povero morbido, ancora legato alla barella. Agli altri zombie sembrava che la cosa non piacesse. Charlie valutò che quelli visibili da finestre e porte fossero il doppio di quelli che aveva mai visto prima. Tentò di assumere un atteggiamento calmo, in contrasto col clamore del negozio di ciambelle, prima di permettersi di guardare la zombie seduta a 3 passi di distanza. La testa della capra era rivolta in avanti, ma i suoi occhi, del colore e della brillantezza di una conchiglia, si erano alzati per guardare lei. A Charlie piaceva la capa. Questo, se ne rese conto adesso, era un pensiero radicale. Negli ultimi 10 anni e mezzo aveva provato simpatia per singoli zombie, affinità addirittura, come nel caso delle donne zombie della casa rifugio di Gaiman, Oklahoma. Ma non aveva mai sentito l'impulso a passare del tempo con uno di loro, prima della capa. La vecchia sembrava saggia e Charlie pensava di aver bisogno di quella saggezza. Tutti dicevano che la fascinazione della capa per gli oggetti luccicanti dipendeva da un'anomalia dell'amigdala. Ma le conferiva la maturità che si vedeva nei vecchi animali degli zoo, che avevano fatto pace con le regole della cattività e ti permettevano di studiarli come loro studiavano te. Per Charlie, guardare i morbidi come assistente del piccolo Edric o fuori nei campi era guardare oltre l'orlo della morte stessa. Non si imparava niente, ma si tornava stupefatti e ringiovaniti. Anche il morbido più fragile aveva questo potere. All'ospizio, dove ce n'erano sempre parecchi, i loro gemiti sperduti si armonizzavano in un'unica nota potente. Dall'interno del negozio di ciambelle altre grida, una porta sfondata, rifiuti presi a calci sul pavimento. Più in alto, legno spezzato. Anziché sentirsi tesa, Charlie era esausta. Da molto tempo ascoltava questo duello vita o morte. Ogni rumore le penetrava nelle spalle come gli artigli di un avvoltoio. Le piegava la schiena sotto il peso della carne di avvoltoio, la nera densità delle penne di avvoltoio. «Non sparate! Fermi tutti! È lei!» Greer era stata trovata. Bene. Charlie però non si sentiva sollevata. C'era qualcosa di doloroso nella capa,
o ancora più doloroso in Charlie stessa quando si trovava di fronte a lei. Il protocollo di Fort York imponeva che, quando si moriva, il cervello venisse messo fuori uso nell'istante della resurrezione zombie e il corpo fosse bruciato. Questo voleva dire che, per quanto Charlie fosse una leale aiutante degli zombie, non sarebbe mai esistita come zombie lei stessa. Doveva essere una cosa positiva. Ma che miracolo erano stati gli zombie? E che pochi progressi avevano fatto i vivi nella comprensione del loro significato, ora che precipitavano verso l'obsolescenza. Come di propria iniziativa, la sua mano si mosse verso la capa, una grande navicella spaziale in viaggio fra polvere di stelle. Charlie indossava guanti invernali di finta pelle rosa con bordi di finto pelo e le dita tagliate. Li aveva scelti dalle riserve di Old Muddy perché le andavano bene, ma alla tiepida luce grigia le parvero un'anticipazione di un futuro in cui le persone avrebbero potuto pensare di nuovo allo stile. Il rosa vivace oscurava la capa marrone, moribonda. E se un giorno quella venerata zombie avesse contato di meno della sfumatura di rosa più adatta a un certo tipo di labbra? Charlie toccò i capelli della capa. Erano come cavi. Nishimura avrebbe ucciso Charlie se l'avesse vista accarezzare una zombie in quel modo. Pazienza. La colpì una certa somiglianza fra la capa e sua madre, Mae Rukowski, o quella che doveva essere adesso Mae Rukowski. Charlie passò le dita sulla guancia della capa, segnata dalla putrefazione, che cedette al suo tocco come cera. Era bastato così poco per cambiare la capa. Tutto cambiava, tutti i giorni, e solo la capa vedeva la fine e il principio, quello che era stato e quello che poteva tornare a essere. Charlie passò le dita sul labbro inferiore, viola e putrefatto. Un gesto di accettazione che non aveva potuto offrire a John Doe. Mi dispiace. Un pezzo di metallo risuonò sulle piastrelle rotte, mentre quattro persone uscivano dal negozio. Greer era fra loro e non riusciva a liberare il polso dalla presa di Nishimura. Charlie riconobbe nel suo pallore un'emozione molto più rara, lo shock. Aveva assistito a qualcosa di notevole e nel caos Charlie fu l'unica ad accorgersene. Averci sentiti qua sotto! Che ti chiamavano! Andiamo! Ha detto che Muse non era lassù! Disse a Charlie la faccia. Ma un sacco di zombie sì! Vuoi togliere quelle mani da stronzo? Un sacco! Molti più di quelli che uno! Di meno, Nishimura! Dobbiamo muoverci, disse la faccia, spiando decine di occhi bianchi nell'oscurità. Meglio menarmi che mettere a rischio tutto il gruppo così. Mai più. Mi senti? Quest'ultima parola fu un dolce sussulto, quasi perso nel rumore troppo forte per Slow Town. Tutti quei piedi in un movimento e quelle fibbie tintinnanti. Snoop, un nome usato solo da una persona. E non negli ultimi 4 anni, il che voleva dire che era stato pronunciato sotto shock. Ecco lo schema che avrebbe rivisto fino alla fine. Charlie che guardava Hoffman, Hoffman che guardava la capa, Charlie che guardava la capa. Solo dopo averlo visto, Charlie lo sentì, non più doloroso di una stretta di mano un po' troppo decisa. Le mascelle della capa stringevano le 4 dita di Charlie Rukowski, che per alcuni secondi si lasciò invadere dallo spettacolo sognante della propria morte certa. Era lo specchio del morso di mamma Cocella a Luis, uno specchio deformato, perché la capa aveva escluso il pollice di Charlie. Gli occhi latiginosi della zombie non esprimevano alcuna cattiveria. Aveva semplicemente fatto ciò che era nella sua natura. Charlie si trovò ad annuire, pronta a perdonare. Anche i vivi, dopo tutto, avevano fatto ciò che era nella loro natura. La capa batté le palpebre. Non c'era alcun motivo biologico per farlo. Sembrava un piccolo regalo. Voleva dire che anche il morso era un regalo? No! Ruggì Nishimura. Strattonò il soprabito di Charlie. Il suo braccio sinistro si tese, ossa e tendini come anelli di una catena, ma i denti della capa non mollarono la presa. Nishimura si girò, agilmente per essere un vecchio, e sferrò un calcio nel petto alla zombie.
Le parole uscirono stridule dai polmoni di Charlie, come se fosse lei a essere stata colpita. «Cosa stai facendo?» Nishimura sferrò un altro calcio. Il petto della capa cedette come una scatola di cartone. Le costole si staccarono dallo sterno fra nuvolette di polvere. Tre denti, neri come gocce di petrolio, volarono fuori dalle labbra flaccide e Charlie si girò e cadde oltre il marciapiede, aspettandosi di rompersi la testa su Queen Street. Delle braccia la sostennero. Sentì il rumore di un arco che cadeva a terra. Greer si sfilò da sotto a Charlie e le afferrò il polso come se fosse la testa di un serpente a sonagli. Charlie vide che l'indice, il medio e l'anulare erano deformati. Ciascuno aveva un dente piantato nella seconda falange. Mentre le due donne guardavano, i buchi a forma di cuneo cominciarono a sanguinare. «È impossibile!» Hoffman cadde in ginocchio davanti a Charlie, aprendo e chiudendo la bocca come un pesce, forse nel tentativo di respirare, forse perché stava mormorando «Snoop, Snoop, Snoop!» La bibliotecaria posò lo zaino sulla strada, staccò il velcro e tirò fuori il kit di pronto soccorso. La buona, vecchia, affidabile procedura. Ma Charlie era confusa e non riusciva a prestare attenzione alle cose giuste. Guardò Carl Nishimura, che aveva le mani aperte e tremanti, come se non riuscisse nemmeno ad afferrarsi la testa. «Com'è possibile che le cose siano andate così male?» Charlie sentì che le tiravano su la manica del cappotto e le strappavano la camicia. Sentì un laccio emostatico che le mordeva l'avambraccio. Riusciva a pensare soltanto alle parole di Nishimura. Lui vedeva più di un morso, più di un'amica morta. Vedeva la perdita di una delle cittadine più vitali di Fort York, condannata a morte. Nishimura, Charlie lo sapeva, capiva bene in che luce lo metteva quella perdita, dato che aveva infranto tutte le norme per proteggere gli zombie a rischio dei vivi. Nei suoi occhi, Charlie vide la possibilità di una svolta nel voto e la rovina del forte, tutto per un istante di disattenzione. Avrebbe voluto che non si preoccupasse. Aveva toccato la capa per sistemare le cose, non per rovinare tutto, ma il leone stava ruggendo. «È stata morsa! Siamo sicuri!» E Charlie non aveva l'energia per gridare più forte di lei. Se ne pentì subito, vedendo gli occhi enormi e agitati di Nishimura posarsi e fissarsi su un oggetto appeso al fianco destro della faccia. «No!» avrebbe voluto supplicare, ma invece di parole dalla sua gola sgorgava sangue dalle sue dita. Greer evitò di toccare il sangue, forse già infetto. I kit di pronto soccorso non comprendevano più coltelli da macellaio. 15 anni le avevano insegnato che amputare la parte morsa non faceva che prolungare l'agonia. Il laccio emostatico svolgeva una funzione opposta a quella per cui era nato. Non impediva al sangue di uscire, ma rallentava la diffusione del veleno quanto bastava per portare gli infetti all'ospizio. Nessuno conosceva la procedura meglio di Charlie. Adesso, dallo zaino di Hoffman, sarebbero sbucati dei cavi per legare le caviglie e polsi nel caso si fosse trasformata prima del previsto. Le sue caviglie, i suoi polsi. Stava succedendo davvero. Nishimura afferrò la fondina della faccia. Uno spettacolo che Charlie trovò più surreale della propria morte a breve. Carl Nishimura, simbolo della pace, ministro della non violenza, fondatore dell'armeria che teneva le armi lontane da tutti, tentava di afferrare un'arma da fuoco. Mani che sembravano ricordare l'addestramento in marina aprirono la chiusura di sicurezza e Nishimura posò il palmo sull'impugnatura prima che la faccia stringesse il pugno e si girasse per affrontarlo. Ci fu una rissa. Nishimura allungava entrambe le mani verso la pistola. La faccia, scioccato, lo teneva fermo. La mano destra della faccia scivolò sulla fondina, cosa che sorprese entrambi. La mano sinistra di Nishimura, improvvisamente libera, si levò in aria e col mignolo graffiò la guancia rovinata della faccia. Pur essendo senza fiato, Charlie sussultò. Sapeva che la faccia considerava il suo volto già abbastanza mal ridotto. Lasciarlo toccare a qualcuno, sia pure per caso, era impensabile e arretrò come uno spettro del cinema improvvisamente privato della maschera. Nishimura fece una smorfia di disgusto, ma prese comunque la pistola, avanzò di due grandi passi verso la capa e sparò alla zombie più vecchia della storia, a bruciapelo, fra gli occhi iridescenti. Il cranio esplose
e colpì la tettoia dell'ingresso, un ariosol di ossa gialle scheggiate, frammenti di cervello nero e un miasma grigio di tutto il resto. La sostanza di innumerevoli anni vissuti e morti e vissuti e morti. La catena alla caviglia della capa sussultò, emise un tintinnio e rimase immobile. «Siamo stati buoni con te!» ululò Nishimura al cadavere senza testa. «Perché l'hai fatto?» Charlie rabbrividì. Forse era la perdita di sangue. Forse erano i minuscoli artigli della morte che penetravano nelle sue cellule. Lasciò che la testa pesante e dolorante si chinasse all'indietro finché la capa, Nishimura, la faccia, Greer e Hoffman non svanirono tutti alla sua vista. La pelle del cranio toccò l'asfalto. Guardava Queen Street al contrario. Il morbido impotente si agitava sulla sua barella. Molte paia di occhi bianchi brillavano da tutte le aperture buie. La densità di zombie sopra il negozio di ciambelle non era una combinazione. Anziché gemere, sospiravano e la polvere usciva dai loro petti morti. Un muggito doloroso come quel vecchio cantante di soul, Sam Cooke. A change gonna come, oh yes it will. Non solo a occhi adesso. Charlie vedeva teste basse, spalle chine, schiene curve, crick, crack, crick, crack. Gli abitanti del posto si agitavano come non avevano mai fatto prima. Prima il morbido maltrattato e adesso, cosa ben peggiore, la loro anziana eliminata in modo del tutto contrario agli accordi di Slow Town. Le loro membra scattavano come solo quelle di un grande ballerino riuscirebbero a fare. Il cervello di Charlie la tradiva. Erano Fred Astaire. Porgevano lunghe mani bianche e facevano la domanda senza risposta. Chi è che ride per ultimo? Mani più calde la rimisero a sedere e la riportarono alla realtà. Era Etta Hoffman. Dai dettagli che Charlie era riuscita a scoprire nel corso degli anni, Hoffman era passata attraverso batterie di psichiatri e terapeuti, rimanendo sempre priva di emozioni. E Charlie non si era mai sentita più grata per questo che in quell'istante, mentre stava morendo e tutti gli altri avevano perso la testa. Hoffman aborriva i contatti non indispensabili e Charlie voleva facilitarla in questo. Con il braccio sano, Charlie afferrò Greer. «Dobbiamo andarcene», le sussurrò all'orecchio. Greer annuì. Hoffman tirò fuori dallo zaino un sacchetto della spazzatura. Lo avvolse intorno al braccio sinistro di Greer per evitare che il sangue colasse e lo fissò con del nastro adesivo. Alle loro spalle, Nishimura smise di fissare a bocca aperta il casino che aveva combinato con la capa e guardò gli altri con uno stupore infantile. «Slegate il morbido!» La faccia lo stava già facendo, in ginocchio in mezzo a una strada invasa da una ventina di zombie che avanzavano, crick, crack, sui marciapiedi. La faccia non aveva né il tempo né la leva adatta per togliere il morbido dalla barella senza danneggiarlo. Le sue mani inguantate penetrarono nella carne umida fino alle costole, che afferrò come delle maniglie. Per quanto lo facesse scivolare sulla strada il più delicatamente possibile, il morbido perse il braccio sinistro e il cervello avvelenato di Charlie tentò di scusarlo. Il suo braccio sinistro in cambio del braccio sinistro del morbido. Era giusto, uno scambio equo. Sentì la barella che le veniva posata accanto. Guardò Hoffman che la puliva dai resti del morbido. Sentì Nishimura mettere giù la maledetta pistola prima di trascinarla sulla tela. Sentì la faccia che le legava con dei cavi le caviglie e i polsi. Vide Greer fissare le cinghie della barella. Il suo corpo fu sollevato. Le sponde della lettiga, incurvandosi, parvero chiudersi su di lei. Stava succedendo tutto così in fretta. Non sapeva a chi pensare. Louise, sua madre che assomigliava alla capa, rise. Sentì il sapore del sangue. Avrebbe avuto una seconda possibilità come figlia, nuovamente partorita da una madre terra impazzita. Finalmente si stavano muovendo in direzione di Old Muddy. Pensando a quel bel posto, la casa che aveva imparato ad amare, i suoi pensieri sconnessi divagarono verso un'altra persona. Richard. Doveva tirarlo fuori, doveva dirlo agli altri. Quando Richard era arrivato 4 mesi prima e lei aveva sentito la sua voce,
il suo nome e cognome, Charlene Rukowski aveva capito, dopo tanti anni, che con Louise, quella prima notte, dopo aver eliminato John Doe, avevano parlato proprio con lui. Richard Lindhoff.